condiviso. E quello che state ascoltando è Fumble! Fumble, lo speciale, quinta edizione di Dungeons & Dragons di quest'anno. E... per festeggiare l'uscita in inglese, dai, prima o poi spero esca anche in italiano. Xanatar's Guide to Everything, ma non solo, anche per festeggiare il fatto che sono tornati i Kobaldi! Kobaldi! E non solo loro. E non solo loro. Fumble è il podcast, il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia, e ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. Potete diventare fan di Fumble su Facebook, potete diventare follower su Twitter, potete condividere i video e i podcast dove volete, ma soprattutto potete andare a lasciare delle recensioni. Siamo anche arrivati, sui bagni dell'autogrill. Anche nei bagni dell'autogrill. Siamo arrivati oltre le 100 recensioni, 102, su iTunes. Vi ringraziamo, continuate a lasciare delle recensioni se non l'avete ancora fatto. O andate a istigare i vostri amici con un forcone da fattore che deve punzecchiare le mucche con la corrente per far fare la recensione anche in che amici. Fattorie sei andato? Scusa, quelle, quelle, quelle dove le mucche producono direttamente il burro al pungolo elettrico sul forcone in una fattoria normale, no? I coboldi hanno le fattorie con il pungolo elettrico per gli umani. Mi sembra giusto. Attenzione, Gianni e Simone è la prima volta che coboldizzano. A proposito della puntata di stasera, giocheremo 4 coboldi come nella miglior tradizione e i coboldi più scapestrati che siamo riusciti a creare. In particolare il mio è il coboldo Sega, lo dico subito. Sì, Claudio ha fatto dei tiri davanti a me poi, quindi neanche dici stai barando perché vuoi fare un tributo a Ongo. Ricordiamo il personaggio di Jacopo nella prima stagione con il punteggio più alto tipo 10. Il personaggio di Claudio è venuto un personaggio che probabilmente ti farebbero ritirare molti master, ma Claudio ha deciso di non ritirarlo perché i coboldi giustamente non sono perfetti. Sai perché non arriva a livello di Ongo? Perché a Ongo gli abbiamo concesso di ritirare 3 volte, se non ricordo male. Io a Claudio 2 e la finale. Seconda è stata peggio. Quindi erano 3 punti in meno. Io vedo 16, quindi paragonabile a Ungo non è. Sì, ma c'ha 4-8. Non importa. Guarda che Ungo non era così pippa finché non alla prima puntata non si è beccato il meno 8 in forza. Esatto, e comunque Ungo non era pippa, era una persona normalissima in un mondo di Dungeons and Dragons. Beh, oddio, secondo me un contadino aveva qualche stat. Secondo me i punteggi di Claudio faranno memorabilità sulla puntata. Sì. Secondo me i personaggi di Sir Calibur sono talmente scarsi che dovrò giocarmela molto bene per non morire alla prima puntata. Ma iniziamo? O c'è qualche altro annuncio? No, altri annunci importanti non li abbiamo, quindi direi che dove iniziamo? Possiamo iniziare. Benvenuti su Drag. Sono passati più di 250.000 anni dalla Grande Scintilla. È l'evento che ha ridisegnato profondamente il mondo che un tempo veniva chiamato Erat. Nuova vita è germogliata durante questi millenni, caos e sopravvivenza del più adatto hanno riplasmato l'intera società. E i più credenti invece credono che il grande dio, la più grande divinità di Drag, il grande Krub allo scaltro, abbia nascosto durante la scintilla un alito di vita nel suo libro infinito. Questo è quello che si dice, dice la Bibbia di Krubal. E si dice che in questo libro ci siano interi mondi e abbia preservato la scintilla di vita durante questo apocalisse che c'è stato durante la scintilla. Quello che importa è che comunque il mondo va avanti, gli umani continuano a razziare i villaggi della povera gente, onesti orchi, bugbear o goblin sono alla mercé delle forze infernali elfiche e i nani e gli halfling razziano i villaggi di confine come se provocando terrore in tutto il continente. La vostra avventura inizia a Krubalia, la capitale. Capitale principale della Grande Orda, che è l'impero, però è l'Orda. Siete stati riuniti per affrontare un nuovo pericolo nel regno, perché siete dei coboldi. I coboldi sono la razza superiore. È vero, tra l'altro. È innegabile. In qualsiasi ambientazione. Siete stati tutti chiamati da Olgon Spaccaginocchia, il generale dell'Orda, un hobgoblin. Vi ha portato in una delle caserme di Krubalia, la principale, per parlarvi e chiedere il vostro aiuto. Vi siete riuniti, voi avete già lavorato insieme, in quanto truppe d'élite.
diciamo, di questa popolazione di goblin, hobgoblin, orchi e bugbear. Dite chi siete e poi tireremo su Xanatar le aggiuntive di background che non abbiamo tirato in creazione. Gianni, intanto che io cerco i dadi. Ok, Gianni. Io sono un Donal, un Kim, Warlock. Donal? Sì. E sono abbastanza grassoccio e mi muovo dinoccolando e mi sbarluccicano gli occhi tutte le volte che vedo qualche cosa di prezioso nell'aria. Com'è giusto che sia. È facile che perda la concentrazione perché se c'è qualcosa di prezioso anche nel mezzo del combattimento io mi eclisso e con l'occhio a mezz'asta vado verso quella cosa e comincio a tastarla per farmi venire il solluchero. E la tua specialità? La mia specialità è sostanzialmente, io sono un warlock e quindi sono un po' ciarlatano, un po' mago, un po' combattente, un po' X-Blade, un po' un sacco di cose. Sì, tira un dado da 6 per vedere l'attitudine del tuo patrono. Questa è una nuova cosa su Xanatar e Warlock. 4. 4. Il tuo patrono è ha una disciplina molto stretta, ma ti tratta con un certo rispetto. Che è più di quanto si possa dire di me. E vediamo i termini invece del patto. Dado da 6. 1. I termini del tuo patto. Quando sei indirizzato verso un nemico del tuo patrono, tu prendi dritto. Vado dritto. E non ti fermi. Ok. E tira un dado da 6 per vedere il marchio che ti ha lasciato il patto con il patrono. Un coboldo. 2. Hai una piccola chiazza sulla faccia, tipo una voglia, che però ogni volta che ti svegli è in un posto diverso. Bellissimo. E chi l'ha spostato? È un fungo. E chi l'ha spostato? Esatto. Ma il suo neo non era dall'altra parte. È bellissima, è venuta casualmente Sven. Simo. Allora, chi è il tuo spirito coboldo? Non è solo il mio spirito, ma è la divinità che ho venerato per tutta la vita dopo che l'ho sognata di notte e si è rivelata a me. Tanto che mi fa... La... No! Incatenata, ecco, Caterbubble incatenata nello stiva. Ah, giusto, io venero stupido idiota. Venere il grande saggio dragobianco. Esatto, sì. E allora andremo d'accordo perché stupido idiota è il grande drago saggio che ha portato Krubal alle stelle. Tu sei... uno stregone con una discendenza particolare. Una discendenza con aiutami la discendenza divina. Discendenza divina, giusto? Divine Sorcerer. Divine Soul in realtà è la. Tanto tira un dado da 6 per vedere le tue origini arcane. 3. Attenzione, perfetto. Un'entità molto potente era entrata nel mondo e la sua magia ti ha cambiato. Perfetto. Tra l'altro è interessante notare come con i coboldi sia importante le origini arcane. Poco quelle al gatto, perché prima. Bene. Questa è una di quelle, la cancelliamo, quelle non può più usare, oppure la diamo buona. Passa, però anche passa. Poi tira un dado da 6 per vedere come sei stato marchiato visivamente da questa cosa. Sei. Una volta al giorno ti compare una grossa macchia rossa sul collo e svanisce dopo un'ora. Ok. E tira un dado da 6 per vedere cosa succede quando tu lanci incantesimi stregoneschi. Stregoneschi, sì. L'apocalisse. 6. Fiamme azzurre illusorie ti circondano la testa e poi svaniscono quando finisce l'incantesimo. E hai detto che ti chiami? Non ho ancora detto. Inizialmente lui si chiamava Kaltok, ma poi ha preso il vestito, il monaco, e si fa chiamare Kru Kaltok. Come frate, tu ti fai chiamare quindi Krukatog. Tu come ti chiamavi, Gianni? Un Donald, un Donald. Ok, Manto. Allora, io sono Scat Enchamp. Scat per gli amici? Per gli amici, Scat, sì, perché Enchamp o Scrot per gli amici, non quello.
Ero un riverito monaco del santo ordine di Krubal, che fortificava la via del ciò che tu è mio, ciò che è mio è mio. Durata millenni. Millenni, infatti, cioè eravamo proprio. Dopo la grande scintilla, è uno degli ordini, dei primi ordini che sono stati creati. Più antichi, più duraturi. Quando è tornato il Koboldo Sapiens, e l'Orco Sapiens, l'Hobgoblin Sapiens. Ora Orco Sapiens è un po'. È difficile, eh? No, sono. Il mondo è completamente diverso. Il problema è stato che il monastero è stato attaccato da un grande drago corrotto che invece contemplava la povertà. E per cercare di inculcare questa idea in noi coboldi veneratori siete stati schiavizzati. Siamo stati schiavizzati e torturati. Giusto. E tu nel passato sei stato schiavizzato e torturato da un culto di un drago malvagio. Esatto, e non ne sono uscito benissimo. La cosa mi ha creato qualche tic o qualche difficoltà di movimento, che visto da fuori sembra che io passi la vita ubriaco. Non è vero, ho soltanto tanti tic. Però sei conosciuto come uno dei più grandi maestri. Sì, fino ad ora nessuno è riuscito a toccarmi veramente. Dello stile dell'ubriaco. Esatto. Vediamo qual è la tua icona monastica, sperando che non venga sei perché è il drago, anche se ci sta. Ah, tra l'altro ti aggiungo, tu sei l'unico che sa che c'è questo drago, perché i draghi sono estinti da migliaia di anni. Erano troppo intelligenti una volta. Anche se potrebbe. C'è anche una domanda importante dalle voci nella testa: quante braccia ha il tuo monaco in questo momento? Al momento le ha tutte e due. Ok. Al momento. Al momento è ancora presto per tra due ore ne riparliamo. Poi se no cazzotta come la presenti giochi io con le macchinette. Tira un dado da 6 per vedere intanto in che monastero eri stato cresciuto. 4 era costruito in un sistema vulcanico di geyser, pozze sulfure e avevi un sacco di visite dai mercanti Azer. Gli Azer, non so come l'abbiamo tradotti, perché tu che non l'abbiamo tradotti, gli Azer. Sono quelle specie di semi del fuoco, no? Sì, sono semi elementari. Semi genesi. Ok. Tirando da sé per vedere la tua icona monastica. 3. Il Kirin. Per chi sta guardando in camera, gli Azer, li vedete sul manuale dei mostri della quinta edizione, sono dei nani con la testa in fiamme. È un Kirin e quello che ti hanno insegnato al monastero, i Kirin sono quella specie di cavalli. Sono gli unicorni cinesi con la criniera in fiamme. Fino. Ottima spiegazione, grazie. Prego. E lo scopo era proteggere le terre dove si trovava il monastero. Giustamente, roba mia è mia. E tutte le terre. E ti andavo da sempre a vedere chi è stato il tuo maestro. Krubal. Come? In persona. 2. Era molto gentile, ti ha insegnato a perseguire la pace. Poi tu l'hai ignorata, però ti ha insegnato quello. Mi pare giusto. E infine Sir Calibur, il nobile Sir Calibur. Sir è il suo nome e Calibur è il cognome, quindi non è un vero nobile. Ma tutti quelli che lo sanno ti chiamano Sir. Ma è un nobile nel senso che è un eroe del popolo. Lui si è erto contro il nemico della sua tribù, il gigante nano di Volksberg, che era un umano. Perché lo sappiamo tutti, i giganti sono buoni, ma i giganti nani, essendo nani, e sono incattiviti perché sono più bassi. In realtà era un umano, dal suo sapere. Era un umano più grande, ma era un gigante nano. È strano perché è in game, ma famoso per quello. Non so bene come. E con un colpo di fionda ben assestato, ha ucciso sul colpo questo gigante nano. Da qua è iniziata la sua carriera di eroe del popolo. Lui prima faceva l'artificiere nel suo villaggio, e dato che il possente Krubal ha sempre avuto questa affinità con gli artificieri, lui ha inteso il suo essere artificiere, il suo essere un eroe del popolo, come un segno divino. Ha imbracciato i suoi strumenti come simbolo della propria missione e ha deciso di sistemare il mondo viaggiando come cavaliere errante a bordo della sua cavalcatura, che si chiama Capitano, che è un capibara molto annoiato e molto grosso. Poco... È più grosso di un normale capibara. È più grosso di un normale capibara perché mangia molto di più e si muove molto di meno di un normale capibara. Passa molto tempo nelle terme quando le trova ed è molto difficile convincerlo a fare qualche cosa.
Nelle terre. Ok, vediamo qual è il quello che hai in tu capito dagli insegnamenti di Krubal. Poi non è quello che persegui, se vuoi, ma è quello che tu hai capito da quegli insegnamenti. Un dado da 6. 4. Leadership. Giusto. Vincerai una grande battaglia di cui i bardi canteranno e facendo così diventerai un esempio per gli altri. Anche perché uno dei miei talenti, dei miei tratti di background è che io sono convinto che le cose siano meglio se sono io il tiranno. Difatti ci sta, cioè, tutti ti dovranno prendere ad esempio. Il tuo simbolo, a parte il i miei strumenti da artificiere, è 5. Ti porti addietro, come ricordo di qualche momento importante, un cuore completamente nero. Che è il cuore del gigante nano di Forza. Gigante, giusto. Tira per vedere la tua nemesi. Nemesi! 1. La dama in nero. La dama in nero. Ok, sarebbe un orco, quindi orchi elfi. Ok, un capobanda elfico che vuole distruggere, vuole che sparisca il culto di Krubal. Ci sta. Anche come, perché ricordiamo elfi, come uomini, no, voi sapete, gli elfi, come sapete benissimo, sono coloro che principalmente fanno patti con i demoni. Per quello hanno le orecchie di quella forma strana. È il simbolo della loro stirpe demoniaca. Non possono avere le corna, ma hanno le orecchie. E di solito sono coloro che... Alcuni sono dei tiranni, distruggono tutto, più simili alle forze del caos. Mentre altri sono più simili ai diavoli, dove cercano di rubare l'anima delle persone. Maledetti elfi. Ok, la nemesi è tirato. Tira le tue tentazioni. Tentation. Ho detto che era un paladino. No, forse sì, non l'ho detto. No. Paladino di che ordine? Il paladino di Krubal, con il patto della conquista. La mia tentazione è la numero 3. Tutti partiamo bene. Last. Non riesce a resistere una faccia attraente Ero Sennin, fantastico. Vi siete riuniti nella sala della caserma di Krubalia. Vi hanno portato da mangiare, vi hanno dato l'ospitalità che ovviamente è consona a persone della vostra levatura, in quanto solo il fatto di essere coboldi vi mette un gradino sopra le altre razze. Sono, immaginate, in un paese estremamente religioso, simil celestiali, voi siete l'equivalente degli Esimar. Ok. Per il momento siete da soli, è un parecchio che non vi vedete, poi vedete voi esattamente quanto. E avete una decina di minuti per sistemarvi e recuperare il tempo che avete perso quando siete stati separati facendo bene in giro per il mondo. Dopo dovreste incontrare Olgon Spaccaginocchia, che appunto vi ha chiamato per chiedere il vostro aiuto. Ah, da quanto non ci vediamo? Non hai ancora sistemato questo tuo problema di pronuncia, vedo. Sistema tu questa mandibola, è difficile. Mi sputo sulle mani e impongo le mani sulla faccia del monaco. Si sputa sulle mani, le sfrega, e mentre le sfrega, è una cosa colpa da Miyagi. Vedi delle scintille. Si vedono delle scintille e poi le mani si illuminano di un colore bluastro e ti senti meglio, senti alcuni acciacchi della notte che passano, la mandibola col freddo, il tempo che era cambiato, non ti fa più così male. Qualche piccolo miglioramento, okay. Niente di eccezionale, perché purtroppo sei... L'ho visto fare anch'io! La prossima volta che non funziona, schiaffi, perché almeno ti risistemo la mandibola. No, che poi devo urlare, Adriana! No, ma funziona, dopo 3 giorni però qualcuno muore. Vero? Nelfo! No, dopo l'imposizione delle mani. Dipende quanto forte te le impongo. In genere non molto. Sentite un rumore di qualcosa che si spacca. Vi girate, una delle guardie hobgoblin si gira con la spada appena sentito parlare di elfo e si guarda intorno nella stanza. Poi elfi boia, solo noia. Io nascondo il coltello. Alza la spada. Elfo carogna, per te solo la fogna. Non c'è nessun elfo qui, vero? No. Che stiamo scherzando? Ti pare? Si sposta un po' più per stare più vicino a voi che alla porta, però si rinfodera la spada. No, proviamo ad andare avanti con la partita a scacchi dell'ultima volta.
Sì, io stavo vincendo, mi pare. Non lo so, cosa stavi spostando? Stavo spostando il drago in K6. Ma le lettere finiscono prima della K. Non puoi finire prima della K. La K è la lettera più importante dell'alfabeto, come Krubal. Krubal, prima. Che lettera è? La K. No, quindi K6 vuol dire che ho vinto. È vero, lo so anche io questo. Ma quello è K1. No, quello è K.O. K.O. perché Krubal è nella casella 0. È una K in orizzontale con una K sopra. K.O. Se lo dice lui è giusto. Sentite la porta che si apre e vedete un grosso hobgoblin in un'armatura di piastre abbastanza decorata per quanto possa essere l'armatura di un hobgoblin. Quindi in realtà è mezza sfaldata, pezzi di pelle che stanno marcendo. Per voi è molto tenuta bene. Una grossa spada a due mani sulla schiena, vari peli sparsi che gli crescono sulla faccia in punti random. Si avvicina e fa: oh, benvenuti. Lo riconoscete, Olgon Spaccaginocchia, avete già avuto a che fare. Io con la bocca piena gli faccio quel cosciotto di gatto. L'altro hobgoblin lo guarda e gli fa: oh, sono molto intelligenti questi qui. Lo so, per questo abbiamo chiesto di loro. Ah, aspetta, perché questo poi magari uno non... Il punto è che in 3 su 4 abbiamo 8 in intelligenza. Vero. Cioè, è abbastanza sì, fondamentale. Sì, il vantaggio è che è un mondo di hobgoblin e rugby. Aiuta! Ci tenevo anche a specificare un'altra cosa. Sono un coboldo albino. Per cui ho le scaglie bianche, ma non alla stupido idiota. Sono scolorate... E gli occhi sono rossi come i topi da laboratorio. Che bella vista. Bello. Lui invece ha un leggero brilluccichio e ogni tanto si vedono le scaglie che si muovono come se ci fosse un po' di vento che vibrano lievemente. È un grosso piacere avervi qui. Ma è come lei. È un onore veramente. Grazie per l'ultima volta che avete salvato la città. Non c'è di che, grazie di tutto quel gatto. È cotto a puntino. No, beh, i nostri mattatoi sono i migliori di tutta Drag. Mi fa un cartoccio, me ne porto un po'. Lo faccio portare subito. Oh, grazie. Si gira verso l'altro hobgoblin, gli dà due comandi e esce. Se solamente la mia speme fosse più coraggiosa di quantunque fosse. Eh? Certo, Sir Calibur. Che ha detto? Ho detto, se solo la mia spime fosse più quantunque. Vedi che anche l'hobgoblin non ha capito assolutamente niente, ma sta cercando di non farlo notare per sembrare intelligente a un tavolo di gente sveglia. Quel silenzio. Or dunque, parli. Certo, messer. Certo. Messere. C'è stato. Vedi che posso ovviamente contare sulla vostra discrezione. Assolutamente. Oh, sì. Noi non abbiamo mai detto niente in giro. C'è stato un tentativo di intrusione nel palazzo del capitano dell'Orda. Due elfi. Sputa per terra. Ci provo anch'io, ma effettivamente mi è abbastanza difficile, mi sbavo. Perché c'era la mascella. ti colo sull'alo, però essendo un grande maestro delle arti monastiche fai... e lo ritiri su. E l'hobgoblin ti guarda ammirato. Sputo di Okuto. Si vede che è un maestro. Lo sputo di Okuto. Dicevo. Sputo ritornante di Okuto. Non sappiamo cosa avessero intenzione di fare. Ma sono entrati con questo. E non abbiamo fatto toccare a nessuno. Nessuno l'ha toccato con mano e prende con la mano. Senza sacchetto, senza niente, senza un guanto. Una gemma nerastra grossa quanto un pugno. Ma buono che non sei così. Ti rendi conto che ti attira, ma è strana perché non brilla, anzi sembra quasi che la luce intorno diminuisca lievemente. Sbrilla. Lui di che l'appoggia e vedete che ha un'enorme macchia nera sulla mano rimasta, quasi come sembra quasi un segno di bruciatura, però sembra che non ci faccia caso. Ti ha fatto male? Oh beh sì, niente di che. Io mi faccio formicolare il potere, metto un po' di luce. Vedo come si comporta la pietra emanando energia magica. Sembra niente. Uno di loro aveva questa. Uno l'abbiamo fatto a pezzi. L'altro è disponibile se volete farlo a pezzi voi. Farò una postorinata. Faccio un tiro di arcana per capire. Se la gemma.
Ciao Claudio. Ciao Claudio. Solo per farlo io. È bello perché è diventato un termine. È un rito, esatto, sì, sì. Ah. Faccio 2 di dado meno 1 1. Non hai la più pallida idea di cosa sia, probabilmente non è neanche magica. Forse è quel nero particolare di cui hai sentito parlare, quella specie di vernice che è più scura del nero. Potrebbe essere un po' simile a quello che ha lui nero dell'umano. No, no, questo è proprio più nero. Ti rendi conto che ha qualcosa di lievemente familiare. Stessa sensazione che hai provato le prime volte che hai impugnato con decisione e con fede i tuoi arnesi da artificiere. Non hai idea cosa faccia, chiaramente. È corruzione elfica, chiaramente. Sì, ma voglio capirci di più. No, certamente. E tu continua a studiarla. Vedi, intanto lui sta cercando di passare la mano tipo sulla casacca, come per togliere, ma quel nero non se ne va. C'è ancora lo goblin? L'altro? Sì. No, ancora se è andato a prendere da... Farei arcana anch'io per capirci. Ok, vai. Intanto dicono lo scaracchi attraverso Satori. Il monaco. 5! È sicuramente una gemma. Non è magica, ma vale un botto di soldi. Quello lo sanno tutti i coboldi, però. E gli rimetto la mano al suo posto. Allungo la manina cercando di toccare. Lo goblin non fa una piega. Beh, dove si trova? Beh, fatti come prova! Prendo un panno e me la prendo. E perché la devi tenere tu? E perché è una prova! Appunto! È una prova! Io, che no. Sono di specchiata onestà! No, allora, facciamo questa prova! Ok? La tengo io. E se quando proviamo che effettivamente avete provato di essere una prova, io la posso vendere. La vediamo. Sì. È una prova. Comunque, in ogni caso, dobbiamo tenerla per studiarla e vedere dove l'hanno messa. Lì sul tavolo l'hanno messa. Ecco dove l'hanno messa. Ma io voglio sapere prima. Adesso però non è più sul tavolo. È nella sua sacca. Sì. L'hai presa? Sì. Con la mano di lui. No. Ho visto la mano di lui. Ok, fai una prova di forza. Ok. Che è l'unico che potrebbe riuscirci anche qua. No, ora no. Sì. Davvero? Abbiamo tutti 8 anche lì. Tranne te. Sì. 18. Buono. Prendi con una mano. Sollevi. Ti rendi conto che è pesantissima. Prendi anche l'altra mano e la sollevi. Ti rendi conto che peserà una cinquantina di chili. Ma la tengo io comunque. Aspetta, lascia che io la benedica. Nel nome di Krubal. Per una prova di destrezza. Per una presa nell'occhio. O per me per schivare. No, ma... Manchi la pietra, lo prendi lui sulla... Che la benedizione di Krubal sia con te. E lancio cerimonia. Inizia a lanciarlo, ci metti un'ora. Ci metto un'ora. Vedi che prende un po' dello scudo e inizia a tracciare dei simboli per terra, alzando ogni tanto i suoi simboli d'artificiere e dicendo parole completamente senza senso. Però ogni tanto che si ferma in alcuni punti, vedi che lì c'è un lieve bagliore di energia biancastra e si forma come una specie di piccola runa sul pavimento dove lui sta dicendo cose in una lingua incomprensibile, probabilmente inventata. La lingua di Krubal viene dal grande libro di Krubal, scritto in tutte le lingue del mondo. Contemporaneamente. La nostra, no, contemporaneamente. Lo goblin guarda affascinato e sembra essersi quasi dimenticato. Ma anche io studio quello. Spacca rotule! Sì. Senti, spacca rotule. Beh, mi piace, è bello spaccare rotule agli umani e agli elfi, no? Ma. Cos'è una rotula? Ginocchio! Ah sì, spacca ginocchia, sono io. Quello. Sai, è preoccupante questa situazione. Sì, e infatti l'elfo dov'è? Oh, giù nelle prigioni, quello che ne resta. Accompagneresti Kovacin Tekai Ukantukar. So tutantaio anch'io. Non bestemmia. Non sta parlando in una lingua sacra. Saranno almeno io no. Vedi che inizia a contare le dita. No. Che cosa? 15 dice? Anni che non si vede un elfo. Più di 10, giusto? Sì. Sì, giusto? Sì. Dipende. Se arrivi da 20 è meno di 10. È vero anche questo.
ti guarda e vedi che per un secondo probabilmente sta, è bianco, lo sguardo è oltre te, gli hai spento il cervello per due secondi. Infatti è un evento, scusa, non volevo distrarti, potresti mostrare anche a noi questo elfo? Oh, certo, ma è un elfo come tutti gli altri, ha quelle cose demoniache sulla testa. Vediamo di togliergliele. Dopo voglio vedere dove avete trovato la pietra. Sull'elfo. Non so se c'è più il braccio. Vabbè, non importa. Posso portarti dal braccio? Sarà difficile trovarlo insieme alle altre braccia. Vabbè, prima l'elfo. Non ricordavo aveste una fossa. Abbiamo un braccio. Abbiamo un armadio per le braccia. Non dimenticare un rito sacro del rito di Krubal in onore del grande scroto. Grande Krubal. Qual è il rito? Staccare le braccia. Ah, giusto. Ma le braccia degli elfi servono a solleticare il grande scroto. Questo è più di metallo. Questo vale due, te lo dico. Vi posso accompagnare? Sì. Questo è pesante. È l'edificio qui di fronte. E andate. Seguitemi. Avanti, devo continuare. A tu, Sukar! La migliore partenza possibile. No, ci vorrà un po'. Intanto camminiamo. Torna l'altro goblin nel frattempo. E vedi che ha del bellissima bulabas di gatto. Bouillabaisse. Un po' me la filo nella tunica, nel taschino, e un po' nello zaino. Tienila lontana dalla pietra, se no il gatto poi sa di pietra. Si insaporisce così. La frolla! Mettercina nello zaino. Non abbiamo tempo da perdere, scusate se vi metto fretta. Ma... E si ferma a guardare lui che sta continuando a girare per la stanza. E metto la mano, le tre dita davanti, perché ricordiamo che il motivo per cui non riusciamo a contare bene è perché abbiamo tre dita. Certo, base 3. Ma abbiamo il pollice quasi opponibile. Infatti riesco a schioccare davanti a lui. Ehi! L'elfo! Non aspettiamo Sir Calibur. No! Ma lui gira in tondo seguendoci! Gira in tondo su di me mentre cammina. Non intanto olio e ole. Quanto hai tempo? 10 minuti o un minuto? Un'ora. Sì, io olio le cose delle porte, sistemo le viti perché sono un tinker. A parte del rituale. Lasciamolo fare allora, seguitemi. Tum! La porta! Sì, vanno aperte prima di passarci. Nick, aspetta! Vai! Ora si aprirà meglio. Lo goblin che muove un attimo la porta e non cigola. È contento e vi porta fuori dalla caserma. È benedetta da Krubal. Vi porta fuori dalla caserma, dove vedete svariati altri soldati hobgoblin e bugbear. Sono questi grossi, quasi animaleschi goblinoidi. In giro sono le guardie cittadine. Uscite, vi inizio a portare verso la strada principale. Vedete la bellissima città di Drag. Nulla di diverso. Un paio di orchi che si prendono a cazzotti davanti a una locanda. Bambini goblin che giocano in una pozzanghera mordendosi le gambe. Otis, che conoscete, il lucernario, il lucernaio, perché se fosse un lucernario... Una finestra. Il lucernaio che sta cambiando le teste sui pali durante nella via principale, come fa tutte le sere. Vi porta all'altro edificio, entrate tranquillamente appena vedono che siete voi. Vedete, bambini che giocano nell'angolo, c'è poco sangue, quindi si stanno divertendo. Io intanto rimango indietro perché non riesco a camminare proprio drittissimo, e quindi finisco in mezzo a gruppi di orchi che stanno facendo i cazzi loro. Tu vedi, aspetta! Vedi, quando passi così smettono di picchiarsi gli orchi e ti fanno posto. Vedi due bambini goblin che si stanno mordendo i polpacci, facendo uscire poco sangue, che si fermano, uno con il polpaccio ancora nella bocca, e ti guarda con gli occhi sbrilluccicanti. Ti basta una mano sola, con l'altra tirigli uno schiaffo! E ti dà uno schiaffone in faccia, sentite... È arrivata la caserma, vi portano dentro, vi portano nelle celle sottostanti, sono tutte vuote, tranne una centrale. Vedete che sulla parte davanti, dove c'è l'apertura della gabbia, è abbastanza piccola, sarà 2 metri per 2,
ci sono appesi, sembrano vari feticci, alcuni peperoncini, alcune ghirlande d'aglio, alcuni ninnoli creati intrecciando della paglia a fare delle specie di omini che per metà sono stati bruciati, qualcosa di molto rituale. Voi riconoscete, sono gli scongiuri anti-elfo, ovviamente. Palese. Che palesano appunto la presenza sicuramente di una creatura demoniaca all'interno della cella. Vedete l'hobgoblin che si ferma all'ingresso, fa, vi lascio fare. L'ultima volta, solo guardarlo mi fa venire una voglia di strappargli le orecchie e infilargliele nel naso. Beh, non è una pratica così sbagliata. Non so se faremo qualcosa di molto diverso. Comunque, di solito non la chiamo doppio senso. Perché senti e senti. Sono molto orgoglioso di questa cosa. Dove sei andato? No, scuola? Me l'ha detto uno studioso. Ah, era un... Un mio amico. È morto. Male? No, bene. Ha ereditato? No, è morto bene. Si è strozzato con la lingua di un elfo. Ah, è morto benissimo. Quindi lei l'ha strozzato? No, l'elfo era morto. Forse. Ti guarda un po' stranito. Oh. Fate pure. E gli faccio il gesto della lingua. Oh. Fa un passo indietro il dito. Sei un sadico. No, bisogna stare attenti anche quando sono morti. Tu intanto stai continuando a girare attorno a noi facendo... Ci metterà un'ora. Hai buonanotte. Ogni tanto urlo, elfo infame, per te sono le lame. Sono molto orgoglioso di questo. La mia agenda contro gli elfi sta avuto successo. Vabbè, io entro. Entri nel corridoietto, ci sono le quattro celle di lato, vedi che la terza è quella con tutti gli scongiuri. Direi che potrebbe essere là. Io pensavo prima di vedere le altre. Vedi che dalla parte opposta è attaccata a un uncino su un muro una testa che guarda verso la cella, perché chiaramente devono essere osservati. E sai una che tagliare... È una testa di umano. Ah, ok. Sai che passare lì in mezzo potrebbe annullare, da quello che sei tu, la protezione, perché devi rimanere sotto lo sguardo vigile dello spirito. È ben sigillata. Non passiamo attraverso. Ma scusa, dimmi perché? Perché l'umano guarda l'elfo. Ma l'elfo sento, è più alto di noi. Sento un odore fantastico. Sì, ho del gatto nello zaino. Avvicinatevi, amici, non avete nulla da temere da me. Io non mi avvicinerei. E che? Chi sta parlando? L'elfo. Ma qua ti sentiamo benissimo. Chi sei? Sono molto affaticato in questo momento, forse la mia voce potrebbe diventare... E senti sussurrare... Cioè senti, in realtà non sta sussurrando perché è ancora un po' lontano, sta parlando però a voce bassa e non senti niente. Una prova di percezione per vedere se lo capisco. Vai, ti allunghi con l'orecchio. Esatto. Nella cella di fianco appoggiata al muro. Ricordiamo che i coboldi non hanno gli orecchi, quindi Dai, ti appoggi con il buco della testa. Non c'è, no, il padiglione col mano. Esatto. Con la mano, che ha solo tre dita, quindi è un padiglione un po' più piccolo. Senti che sta dicendo niente di particolare, se non se venite a sentirmi qui possiamo parlare di tante cose. Avete un odore stupendo. È un leccaculo come tutti gli elfi. Ha già sentito l'odore del tuo culo? Hanno un naso fino oltre che le orecchie lunghe, a quanto pare. Dentro il culo sporco. Beh, in realtà è difficile. Sì, no, per cercare di annusarmi il culo. Però non è molto difficile sentirlo, eh. Io Elfo, vieni a giocare con noi, ci manca il verde. Questo fa parte del rito? Sì. Io uso la mia comunicazione telepatica. Per? Per parlare con l'elfo e ridirgli... Non devi vederlo? No, devo essere entro 30 piedi. Ah no, you can see. Ah, sorry. Lo devo vedere, purtroppo. Maledetto. Era una domanda trabocchetto, perché... Non devo vedere. Lui lo sapeva già. No, non lo sapevo. Io mi avvicino 4-4 e siccome so che so con qualche leggera difficoltà in realtà a non inciampare le cose, mi butto per terra
e comincia a strisciare come una bissia. Ok. La famosa tecnica per della bissia. Per andare davanti alla cella e guardare dentro. Sì. Io c'è lo goblin di guardia alla porta da cui siamo entrati? Sì. Sì. Il generale? Sì. Generale! Mi può portare una pietra, per favore? Bella grossa! L'ha presa il vostro amico. No, un'altra! Un sasso normale! Quella non è normale. No, oh, è nera! Ah, ok. Ne volevo una grigia! Ci mette 8 anni a sbernare perché tutta quanta l'area è fatta di arenaria rossa. Siamo fottuti perché... Non so! Sentite qualcosa che si spacca dalla stanza vicina? Questo può andare bene, ti date le gambe di una sedia. È di pietra? No. Una pietra! Ok, lascia cadere. La cerca di staccare lì dalla prigione una pietra dal... Ma come sei? Fermo, fermo! Incido qualcosa sulla pietra. Vai! Tu sei appena tornato. Pensavo gli assi la pietra. Vi raggiunge Sir Calibur e fa... Ok, e ti porta una pietra enorme. Una di forza. Benissimo. 3. Te l'appoggio sulla mano. Tu allarghi le mani perché senti che è super pesantissima. Si spacca per terra in tanti pezzi più piccoli che possono essere adeguati per quello che ti serve. E non ne tanti! Questo metodo di interrogatorio l'ho imparato nei miei viaggi. Cioè riduci l'interrogato a un briciole? No, adesso state a guardare. Striscio, okay, sotto la porta dove c'è l'elfo. Ci sarà la classica finestrina. No, 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 è a grate. Ah, è a grate? Sì. Mettiti in coda! È solo che davanti alla porta non sai, perché non te ne intendi, quale sia il raggio della protezione. Sto facendo delle virgolette molto eloquenti. Della protezione contro gli elfi. Ok, allora io arrivo... Sto trovando surreale sta scena, per cui ci sono due coboldi che strisciano come serpenti sul... No, io infatti ti sto guardando. E uno con un sasso in mano. Allora, io l'approccio coboldo, per questo siete i migliori. Siete la razza superiore. Io striscio verso la grata e poi con la mano a gancio cerco di tirare una pietra all'elfo proprio dritta. Fai un tiro per colpire con lo svantaggio perché non lo vedi bene. Tiro per colpire su. Non hai la... Sì, vabbè, considera se l'hai già fatto, quindi ti permetto di utilizzare la proficiency. Devi fare destrezza. Ok. 11 più 1, 12. Pareggiato. Senti tipo... nient'altro. Se vuoi ce ne sono tante altre, più o meno tutto l'edificio. Non deve essere così, siamo tutti dalla stessa parte, no? No, no, tu sei dentro la sbarra. Oh, è questo che non capite? In realtà siamo dalla stessa parte. Ah no, tu sei dentro, noi siamo fuori, non siamo dalla stessa parte. È un po' ricoglionito. Come erano i nomi? Krukatog, un Donald Scat e Sir Calibur. Bravo! Ci hai trovato sull'elenco! Io sento il mio nome. Io quando sento il mio nome stavo ancora sistemando delle pietre. Hai spostato la comunione qui nelle celle. Dai, io stavo sistemando le cose mentre vi seguivo, quindi... Do i miei strumenti in mano all'Hobgoblin e gli dico: continua pure! Ogni tanto di... Sutakal, ma vai! Sutakal, ma vai! Vai! Sutakal, ma vai! Sì, a voce un po' più bassa, che devo parlare. Sutakal, vai! E inizia a cercare di riparare distruggendo tutto quello che hai fatto tu. Tu sei un elfo. Adesso siete tutti a parlare, sì, che non lo state guardando. Beh, e voi siete dei coboldi? Ok, cos'è che hai fatto tu prima? Gli hai lanciato un sasso? Sì, posso tirarne un altro? Aspetta un secondo, ti ha preso? Sì. Ok, non si fa così. Si fa così. E prendo un sasso e lancio con Guided Strike. Guided Strike, se non sbaglio, puoi usarlo dopo, dopo il tiro. Sì. Anche come lo smite. Ma volevo lanciarlo prima in modo da fare 25. Io. Con lo svantaggio, però, se non guardi dentro. No, no, guardo, che cazzo, okay, perché io non so niente della testa. Tu ti affacci. Sono un ignorante. Vedi che dentro c'è un elfo sulla... Quanto può essere un elfo abbastanza giovane, ovviamente sui 200-250 anni.
molto curato, come di solito sono gli elfi, vari orecchini attaccati sulle orecchie che sono un po' più lunghe degli elfi tradizionali, e gli occhi vedi immediatamente che hanno questo cerchio rossastro intorno alla pupilla. Ti dai danni, prendalo da 4 più forza in questo caso. 2 danni, ma qua in mezzo alla fronte dritto. Adesso, se è così che vogliamo fare, facciamo il pesto d'elfo. Buono. No, aspetta, prima la devo insultare un po', se no non si marcerà bene. Posso, ah, okay. Vedi che c'è lo goblin inchinato di fianco a te, che si deve chinare di parecchio per arrivare a te. Oh, posso tirargli un sasso anch'io? Beh, sì, vai. Prende una pietra enorme, una prova di intelligenza. Vai, no, peggio, le sbarre. Ma non sfondare le sbarre. Tira la pietra che si schianta contro le sbarre perché non è abbastanza piccola per passarci in mezzo, e si sgretola e scappa via, spaventato guardando dietro. E la prossima volta sarà la tua testa, elfo! Tu sei un seguace di Elfagor, l'elfo demone! Come tutti. Però... Quindi l'hai ammesso? L'abbiamo colpito! Però l'elfo ha distrutto la pietra grande che ha tirato il goblin, quindi no. È un esperto in tecniche di controinterrogatorio. No! È lo goblin che ha distrutto la pietra. È lui che è più esperto nelle tecniche di controinterrogatorio. Siete adorabili. E vedi che sorride con questo, tu che sei lì davanti, questo ghigno abbastanza fastidioso. Pure questo qua prendo per la collottola. Lui che è sdraiato per terra, che sta strisciando. Lo trascino un po'. Lo trascino verso di me e gli dico: pure questo è adorabile, guardalo in faccia, fa schifo. Perché? Ecco, appunto. Lui lo guarda sempre questo sorriso. Vabbè, comunque, perché eri da queste parti? Eravamo venuti a portarvi un dono. Ah, grazie, dov'è? Beh, lo aveva il mio compagno, ma a quanto pare gli è stato tolto da qualcuno dei vostri uomini. Ah, e cos'era? Oh, una bellissima pietra. Che strano dono. Beh, c'è una sorta di pietre, guarda da, qui! Da tempo! Forse gliene dobbiamo regalare un'altra! E la passa a lui! I nostri popoli, si fa un po' più indietro nella scena, hanno avuto pessimi rapporti. Volevamo iniziare a portarvi parte della nostra ospitalità. 15? Per? Perché sto regalando! Sto regalando! Lo prendi! Ti abbiamo detto di parlare! Metti sorride. Stai zitto. Vedi che però il sorriso un secondo la parte destra tipo si abbassa un millimetro, un po' nervoso. Ti è piaciuto il regalo? Non so cosa dire. Emetti dei suoni un po' più articolati. No, mi sa che a star per terra gli è andato il sangue alla testa. Ma l'ho sollevato. Forse dal lato sbagliato. E lo butto per terra. Ho un'idea, aspetta. Ha funzionato! Fate una prova di percezione. Chi va là? 8, 10, 19, 6. Fatto 8. Fatto più di 8? 19. Persino io. Voi tre vi rendete conto che in questo momento si sta guardando intorno come se stesse annusando l'aria, e il suo sguardo passa un secondo più puntato verso... di Krukatog. Len, non è normale che una persona chiusa in cella sorrida. La Trebisonda ne ha ben donde. Un par di ciuffoli. No, almeno 4, non un paio. Beh, basta, dici perché sei qua. Comanda. Ok. E mentre parla, vedete per un istante le scaglie. Sì, sì, io proprio mi incazzo, mi vibrano le scaglie. Che vibrano. Poco. Una specie di aura rossastra inizia a comparire e sentite del potere nella sua parola. CD 14. Credo. Sì, 14. Ok. Vedi che ti guarda per un istante e gli occhi gli si appannano.
e ti dice: qual è la domanda? Dici perché sei qua veramente? Per portarvi la pietra. Vedi che scuote un attimo la testa e gli occhi si tornano normali. Ah. Vedi che ritorna a sorridere. Per un secondo il sorriso si è spento quando è entrato. O è un bravissimo attore o ha funzionato. Gli fute. Vedi che ti sorride. Questa pietra, non mi fido! Ah, la pietra è qui. Perfetto. Vedete che alza la mano, la chiude e mi tira un'iniziativa. Vale. E nel frattempo dico: ma se la pietra è qua, perché la lasciamo in vita? 13. Ma io parlavo di queste pietre. Mi date un flam, qualcosa dove sei. 20. Miseria, 18. O più 2. 4. Quanto hai fatto? 20. Crucato. Questa mi sa che è vero. 20. 18. 18 scatta. 8. Io 13. 8. È che c'è un po' di distanza. Sir... botto adesso. Rispetto al resto, sì. Ah, e fumble! Primo fumble! Fumble! Roberto che fa fumble su iniziativa. Strano! Non succede mai, eh? Da master, da giocatore, da voce nella testa. Esatto. Vedete che chiude la mano e in quell'istante gli occhi si accendono di colore rosso, le orecchie si drizzano, proprio dritte come sull'attenti, e vedete un lampo di luce verdastra sulla sua mano. Tu senti qualcosa che vibra pesantemente sulla tua schiena. E delle piccole nuvole di fumo iniziano a uscire dal tuo zaino, si iniziano a formare, vedete una diventa una, sembra una figura umanoide, sembra quasi un'umana, capite dalla figura e dalla silhouette che probabilmente è una donna, però rimane una silhouette come se fosse fatta di fumo nerastro. Un'altra di un uomo abbastanza grosso, anche questo sembra un umano. E un'altra in fondo vedete che si sta ancora continuando a formare, sta diventando qualcosa di molto grosso. E sono tutte e tre nel corridoio. Se ci abbiamo un foglio. Stop. Voi siete corridoio, qui ci sono le celle. Qui c'è l'elfo. Voi siete qui. Non so, sì. Vedete che le forme si appaiono, una quella di donna sulla vostra destra e le altre due sulla vostra sinistra, e mentre si iniziano a formare iniziate a sentire un suono tipo e allungano queste mani artigliate verso di voi, che però è fumo in realtà. Non c'è niente rosso. Il primo è Krukatog. Mi sa che sta andando a fuoco il gatto nel mio zaino. Spegna. Ehi, gatto stupido, storna lei. Silenzio. Su? Scusa, sonno, non silenzio, sull'elfo. Tira i dadi. Che è? 5 di 8. Che ne prendo? Ah, c'è. Ah, bravo, attrezzato. Inizia a recitare le parole che ti vengono dall'interno, che parlano di come Krubal sia in grado di cosa stai lanciando? Cantarmi la nanne? Sonno. Sì. Come era un grande mago, non solo artificiere, inizia a raccontare una parte della sua storia mentre incanali energie magiche. Ed è talmente noiosa che la gente si addormenta. E mentre la racconti, vedi che gli occhi dell'elfo lievemente calano, e poi ti ricordi che gli elfi sono immuni al sonno. Stupidi elfi! Stupida idiota! Maestro! Mi prostro. A dire la verità, era un omaggio. Schivi. A Jacopo che lanciava sonno, non entrava mai questo. Schivi un'artigliata di questa creatura nerastra, abbassandoti subito dopo aver lanciato l'incantesimo. Scat. The Scatman. Sinceramente, è combattuto tra due emozioni. Uno, la paura. Fondamentale. Perché il saggio dice: fuggi. Prima di tutto sciocco. Fuggi poi pensa. Esatto. In questo momento il luogo più sicuro mi sembra la cella. Però c'è dentro l'elfo. Quindi allora è chiusa. Fuori l'elfo. È chiusa. Ma riesco a passare tra le sbarre.
Tu ci potresti riuscire a passare. Prova difficile, ma potresti riuscirci. Io provo a infilarmi nella cella. Vai, fai una prova di acrobazia. 21. Uppa! Ti stringi un po', la testa è un po' il problema, la spalla, riesci a passare, sei... Praticamente hai usato tutto il tuo movimento e sei quasi completamente nella cella. Ok. Prossimo turno con mezzo movimento entri tranquillamente. Basta. Non vuoi fare niente come azione? Come azione... Beh no, diciamo che la tua azione è forzarti, cercare di entrare. Diciamo che sei appena entrato nella cella. Sir Calibur. Sir Calibur raccoglie un'altra di quelle pietre che ci sono per terra. Chiamano lanciatore di pietre. La mette nella fionda a una mano, proprio. E scaglia il sasso verso l'elfo dicendogli: t'ho detto che devi stare zitto! Vai. L'elfo è ancora con la mano alzata che sta finendo l'incantesimo. 14. Preso, tiri danni. Uso Divine Smite. È considerato, è solo contro gli undead o anche contro i demoni? Quindi è un demone. Gli elfi sono 3 dadi da 8 più un dado da 4 più 2. 5, 7, 12, stavolta... 16, 17, 19 danni. Prendi la fionda e inizia a girarla. Mentre la gira vedete che si inizia a emanare delle scintille. Come se stesse caricando un motore o qualcosa del genere. Quando la lancia vedete una scia di scintille dietro che la prende in piena fronte. Vedete l'elfo che cade schiena a terra con la fronte spappolata e delle scintille che gli bruciano piano piano parte dei capelli e della fronte, della pelle, mentre è per terra ed è brucia del fumo, gli esce dal buco che ha nel cranio. Vedi che gli elfi dormono! E per farlo l'urla di nuovo: elfo infame, per te solo le lame. Il channeling. Che è proprio il rituale un per lanciare Divine Smite. Ancora vivo? L'elfo non è morto. L'elfo c'ha un buco nel cranio e delle fiamme. Cioè, gli si è acceso come se avessi fatto pietra focaia. Gli si è acceso un po' di. Sai quei porta alluminio un po' fashion della Maison du Monde fatti a guerriero cinese? Ah, adesso che la bocca per terra è spalancata, vedete che la lingua è un po' più lunga del normale e riconoscete i classici due denti che sono lievemente più aguzzi. Un vampiro. Elfo vampiro. Stirpe demoniaca. Sono praticamente i tiefling dei Noantri. Un Donar. Ci sono sempre quelle tre sagome che si stanno formando. Le guardo. Vedi che quella di destra della donna è quasi interamente corporea e sembra un'elfa. Hanno bestemmiato il mio patrono! Witchbolt! Concentri l'energia. Quale bolt? Che danni sono? Anyone? Che danni sono? Lightning. Sì, perché è il secondo. Fulmine quasi a catena, esatto. Che ti si aggrovigliano tra le mani. Lo scagli. Si inizia a avvolgere. Perché immagino tu lo voglia mantenere. Sì. Si inizia a avvolgere la creatura. Vedi che alcune parti del fumo si disintegrano. Tira danni. C'ha tiro salvezza? Sì, è bello da vedere. Non mi ricordo più. Fulmine slobulare! E pezzi di nebbiolina nerastra si spariscono, che vengono bruciati. Di 10. Credo che abbia il tiro salvezza per negare. Un tiro per colpire. Mi sa che ha il tiro per colpire. Witch Bolt e Beam of Crackling. Ah no, no, Witch Bolt dovrebbe avere il tiro salvezza. Eldritch Blast ha il tiro per colpire. Witch Bolt mi sa che ha il tiro salvezza. Ranged Spell Attack. È un range di spell attack. E poi non ha tiro salvezza? No. Ok. Quindi attacchiamo. 13. Più guarda quanto dietro quanto hai di attacco. Ah sì, scusami, magico. Ah, 13 di dado, presa. Più 6, 19. Vedi il fulmine che si aggroviglia intorno a questa sagoma e rimane lì avviluppato e bruciando parte di questa nube. Tira danni. 4. E gli fa un di 12 a turno. Minchia. Non senti come, vedi come se spalancasse la bocca per gridare di dolore, ma non è ancora totalmente corporea. Gli è venuta una mascella come la tua.
Secondo me è una cosa. Siete parenti? Ma che schifo! Quando esco di qui te le do, eh! E vediamo se esci, perché esatto! Adesso sei incastrato a metà. Vedete la figura della donna che adesso è esattamente un'elfa, non c'è più quella nube, anche se un po' di vapore nerastro continua a aleggiare intorno a lei. L'altra figura è quella di un umano. Vedete che è un umano in stato molto avanzato di ferale. La mascella è ingrossata, questi denti accombinati, gli occhi sono di una bestia e ha gli artigli abbastanza protrusi. E l'altra figura invece che si sta formando è un'enorme creatura nerastra, non si vede la sagoma e non ha ancora assunto forma, ma sembra qualcosa di molto grosso. Io mi giro verso Sir Calibur. Sono migliorati di aspetto gli umani, però, eh? Eh beh, peggiorare era difficile, è vero! Crucato, ah no, scusa, la tizia. Ecco. La tizia, tu che l'hai picchiata, ti certo, dà due artigliate. Aiuto. Quanto dici ha? 15. Ti prende e 20, critico. Marrana che si infatta, si infoia! Oh. Ti dà un'artigliata. Tra l'altro tu avevi il vantaggio, vabbè, dopo, perché avete Pack Tactics. Ti dà un'artigliata sulla spalla, vedi un po' di sangue che esce, e con la seconda invece te la conficca nello stomaco. Vedi che non entra più di tanto, punta degli artigli. Per poco non ha preso un punto vitale. E sono 5, e il critico 1, quindi 2, e 3, 10 danni in tutto. Ok. E ti ringhia contro, mentre hai le orecchie rizzate e gli occhi rossi. E l'umano invece, lì di fianco, dopo che tu hai ucciso l'elfo, picchia da te. Aha! Ho lo scudo, ovviamente, in mano. Cerca di saltarti addosso e agguantarti per darti un mozzico. Fai una prova di atletica. 20. In totale? Sì. 23. Adesso che... più di così è dura, eh? Abbranca addosso, vedi che ti ha preso in grapple, e apre la bocca quasi in maniera smisurata e cerca di morderti sul collo. Minchia, direi che ce la fa. Però sono 11 danni. Ma coglioni! Ti si attacca quasi, ti sembra, per un istante sembra quasi che la tua spalla venga via. E ti ricordi di un personaggio nelle saghe passate che perdeva arti? Ma non eri tu! E rimane attaccato. Krukatog. Krupi, aiutaci col tuo grande amore! E curo il paladino. Vede di nuovo le scaglie che vibrano, questa volta gli occhi si illuminano di una luce quasi amorevole per i suoi cugini. Quanto cura... Kurunz? Cosa fai, Kurunz? Sì. Ti attocco, quindi, Kurunz. Sì. Allora, ti sposi, certo. Poggia una mano su una spalla, un dado da 8 più il modificatore di saggezza. Tu il tuo di carisma, perché sono stregone. 8. Vedi la ferita che si rimargina e il tizio che ti era attaccato, la bocca viene spinta fuori dall'incantesimo. Accuccio, cagnaccio! E scat. Scat adesso è un problema. È al sicuro. E se non c'è niente con lui? C'è il cadavere dell'elfo. Ma non sono abbastanza intelligente da pensare di fare qualsiasi cosa con un cadavere di un elfo. O anche perché non passa dalle sbarre. Ecco. Dovresti farlo... Che non fossimo in combat lo farei. Quindi devo passare dall'altra parte a meno che riesco allungandomi a colpire qualcuno. E ripasso dall'altra parte. Questa volta hai già trovato come si fa, riesci a passare dall'altra parte con... Okay. C'hai un'azione se vuoi. E il tizio grande e grosso che stava... Vedi che è ancora quasi totalmente incorporeo, ti rendi conto che sarebbe quasi impossibile colpire, okay. Non si è ancora formato. Invece l'umanazzo che stava addosso al nostro... Che è ancora addosso a lui, sta cercando di mordere mentre l'incantesimo lo tiene un attimo a bada rimarginando le ferite. Mi pare brutto, stai lì, e quindi mi avvicino da dietro, faccio roteare i miei tonfa come... Bravissimo. E parto con una bellissima raffica di colpi. Ah, vai. Dove? Tipo sull'osso sacro. Ad altezza Cobol. Ad altezza Cobol. Ma lui, ah, sì, giusto, perché lui ti ha brancato addosso e ti copre, essendo umano. Ginocchia. Sì. Scroto!
Scroto. Se finisce anche sullo scroto, pace all'anima. La sacra sua. Scuola di scroto. La scena è un po' come quando Blanca dà i mozzichi a Chun-Li. Ah, ecco. Che la copre praticamente quasi completamente. E dietro c'è Fei Long che gli sta piazzando i tonfa super in pratica. Vai. Esatto. Tonfa. Lo scroto. Ha preso lo scroto. Eh sì. Il primo lo colpisce e sente qualcosa che si rompe. Qualcosa che si rompe. Vedi immediatamente un enorme livido viola intenso che gli si forma a metà schiena e diventa già parecchio grosso. Tira i danni, moltiplicato per 2 il dado. Ti è andato da 6, quindi lo moltiplichi per 2. 6 più 4, 10 danni. Si gira e ti ringhia contro. In teoria gli altri 2. Sì, altri 3. 3. Raffica. Ah, oh, ti costa un key però. Sì, sì. Se no, se devi farne 3 soli è la Ah no, giusto, no, non è ancora il secondo attacco tu da Monaco. Sarebbero 2 la raffica 3. Ok. Qui è 15. Preso. E fumble! Papà! Ora lo scroto il suo! Ti vola il tonfa. Ma noi non abbiamo la fai tira poi anche i danni dell'altro. I primi suoi sono 8. Vedi che ti molla, cade per terra, è ancora vivo, ma al momento sembra. E a quel punto io in realtà nella mia raffica volevo colpire dritto e il mio tonfa passa un pin. No, il tuo tonfa, te lo dico io cosa fa, parte, fai tira i danni. 10. Vedete un enorme spadone a due mani che passa dove c'è la figura, quella semicorporea di quella creatura nerastra. Viene colpito in piena fronte dal tonfa e cade per terra svenuto. Io utilizzo il Drunken Style, che sotto furia di colpi mi permette di fare disengage e di allontanarmi di 10 veloce. Metri. Fuppa! No, vabbè, si è fatto un po' di movimento, comunque ti allontani. Sì, vabbè. Rientri nella cella. Sì, ok. Sir Calibur. Ti prego, non mi uccidere, non mangiarmi, non voglio morire oggi! È per terra. Ma io sto facendo vedi che è indeciso al momento. Al momento è indeciso su chi andare. Sta guardando lui che gli ha fatto molto male e poi te che sei di bello tenero. E poi uso l'abilità dei coboldi che è Bag Cower and non mi ricordo cos'altro. E inizio: ti prego non mi uccidere, sono troppo giovane, ho solo 22 anni, io voglio arrivare a 150 anni, non posso morire oggi, il mio scheletro è troppo secco, la mia carne è troppo marcia, non sarei buono da mangiare, ti prego mangia qualcun altro, non guardarmi, io sono orribile, guarda lui che è più bello di me. Ok, e lui sì, guarda vedi che per un secondo solo, non riesce a capire se capisce la tua lingua, ma è distratto e percepisce una creatura patetica e debole, ed è distratta per un attimo, quell'attimo che gli permette di avere lo svantaggio su tutto quello che fa per il prossimo round. E prima volevo vedere, guarda tu poi come si chiama l'abilità. E fai quello e basta? Sì. Un Donal. Io guardo la mano, cioè l'artiglio ficcato nel. Vedi che ti guarda e la lingua un po' più lunga del normale passa sulle labbra. Tipo. Deve essersi innamorata a causa delle mie grandi doti. Poi un grande scrotto. Esatto! Tu c'hai ancora il Witch Bolt su di lei, se vuoi puoi usare la tua azione per rifargli danni. Sì, sì, sì. Ok, fai danni direttamente, ti concentri, la guardi, mentre lei ti fa... Tu schiacci le mani... 4. Vedi che rimane lì... Ha subito un po' di danni, però è un po' bruciacchiata, non è messa male. Vedete quell'enorme figura che si forma? Mm-hmm. Non diventa corporea come le altre due creature che sembrano quasi evocate. Rimane fumosa, ma è enorme. Gli occhi sono rossi, intensi. Si guarda intorno, mentre la tizia ti dà un mozzico. Ci prova. 10. 15. Che armatura hai tu? La Shadow. Ah, l'armatura delle ombre. Cerca di morderti, ma la parte di presenza del tuo patrono che ti protegge e ti guida sembra che ti abbia indurito levemente la pelle e non riesce a penetrare. E l'altro tizio invece... Vediamo. Tu sei patetico e debole. Sotto il 5 rimane su di te. 5 o più
da cerca di andare da Monte. 17. Si lancia contro le sbarre. Ciao. Allo svantaggio. Giusto, lo svantaggio su tutto. Mi sa che no. Allunga le braccia attraverso le sbarre e ti arriva, perché è piccola la cella, davanti alla faccia, cerca di artigliarti, ma non fa altro. Io gli tiro sul cadavere dell'elfo, gli faccio prendere quelli, ci faccio scudo. Vedete l'altra creatura che si guarda intorno? Quella enorme. Cosa? Coboldi? No! E sparisce uno sbuffo di fumo. Credo che fosse il demone. Crucato. Il cattivatore. Crucato. Mettiamo a cuccia la bestia. E gli tiro una balestrata. Al... quella sulla grata, okay. Io volevo attaccare lui. Quella sta continuando. 5. È un 5, il nostro dado lo cambio. 9. 9. Lo colpisci di striscio, vedi che si apre una leggera ferita, ma un taglio superficiale. L'hai mancato abbastanza. Eppure ah, devo prendere la mira, mannaggia. Prima di sparare. Scat. E ricarico, facendomi gli scudo con il cadavere dell'elfo, mi avvicino a lui e gli tiro delle tonfate sul pericoglione. Se vuoi usare il cadavere dell'elfo come scudo è lo svantaggio, perché non sei proficiente nel cadavere di un elfo usato come scudo. Ti dà più una la CA però. Va bene. Più due dello scudo. Più uno per lui, perché non è proficiente nell'elfo. Beh, oddio, però il cadavere dell'elfo lo copre completamente. Sì, però lo spazza via come niente. Tira. È uno scudatore. C'è lo svantaggio. Allora sì, dai più due alla CA, te lo svantaggio che ti vuoi colpire. 8 più 6, 14. Preso 14. Yeah. È nudo. 8. Pam! Da sotto? Sì. Pum, sentite tipo le braccia fanno... sputa un po' di sangue e si accascia scivolando con i denti che stridono sulle sbarre della cella. Ah, ha fatto effetto più tardi, più tardi. Il sonno. Era rimasto Sir Calibur. Quindi c'è ancora una... La tizia che vedendo sparire il demone grosso e vedendo l'altro cadere e vedendo che tu stai usando il cadavere dell'elfo che l'ha richiamata come uno scudo... sfila lievemente la mano dal tuo stomaco e ti sembra che abbia l'intenzione, quando toccherà a lei, probabilmente di fare altro che non prendere artigliate te. Non osare andartene da nessun'altra parte, sarò pure patetico e piccolo e meschino e debole, ma tu mi devi affrontare. E mi butto dentro alle sbar, anzi mi butto dietro a uno di loro due che sono lì fuori. A spalla a spalla con me con la balena. Quindi uso il mio movimento per mettermi dietro a qualcuno di più grosso di me e lancio Compel Duel sulla tizia. Ok. Cosa le dici per fare il Compel Duel? La sfida duellata. Sì, giusto. È un'azione bonus, quindi ho poi ancora tempo per fare. Puoi ancora attaccare. Ha un tiro salvezza su saggezza. Ok. Io le dico, se no, non pensare nemmeno di andartene, sai? Qua se c'è qualcuno che deve rimanere è un altro elfo di merda come te. E se vuoi dimostrare di non essere un elfo di merda e di essere solo un affare di nebbia scura e quindi essere un filino meglio. Tu, mentre lui sta parlando e quindi sta insultando lui, tu dietro chi dietro sei? Dietro di te. È dietro di me? Sì. Mentre lui dice questa cosa io muovo la bocca come se fossi in playback. La domanda a girare. Sì. 17 più 4, 21. 20 di dado. No. Meglio, sa che sono io, deve arrivare a me. Sarebbe stato molto strano che doveva andare su di lui perché è magica la cosa, ma pensavo sei stato tu. Tira. Se ti devo chiedere. Ah sì, no, tu noti mentre lui sta parlando. Che mentre parla, vedi quasi come se intorno a lui, e che lui è un coboldo, nonostante abbia l'armatura, è abbastanza rachitico e un po' deboluccio. Vedi come se ci fosse la figura quasi di un altro coboldo che parla, ti rendi conto che la cosa la stai vedendo solo tu. E vibra lievemente con le tue scaglie, come se in questo momento la sua voce fosse portata da qualcosa di più grande che un misero e piccolo coboldo. Che è già comunque una cosa importante. E io penso a una manifestazione. No, ti rendi conto che in quello che sta dicendo lui c'è molto potere. Tiro salvezza sulla saggezza. CD 13.
Anche perché secondo te nessuna creatura demoniaca può resistere a una voce così potente. Ma vediamo cosa è risultato. Fallito. Vedi, fallisce e le lancio anche un sasso con la pioggia. E cos'è che dovrebbe fare? Ti deve attaccare a te se non attacca te allo svantaggio? Se non attacca a me deve fare allora intanto un tiro a salvezza su saggezza ogni volta che si vuole allontanare da me invece che venire verso di me. Ah, ok. Ecco, quindi scappare non può scappare a meno che non ce la faccia col tiro a salvezza. E per tutta la durata ha lo svantaggio sugli attacchi contro creature che non sia io. Ok, quindi non si può allontanare più di 9 metri da te. Esatto. Ottimo. E le lancio un sasso in faccia. C'ha il tiro salvezza, no, però quando vuole provare ad allontanarsi, no? Sì, ma solo per quel round. Ok. E prendo la 20 con la fionda. Cecchino. Questa vedi che hai calcolato, perché su quello sei bravo, hai calcolato che si sarebbe spostata per allontanarsi, poi ripresa un attimo, ritirata indietro dal tuo incantesimo, la prendi proprio in pieno, per questo i kobold sono una razza superiore. 5 danni. La prendi proprio in fronte e la tizia stende a terra, ti rendi conto che non è morta, ma c'ha subito, vedete, un trauma cranico abbastanza grosso ed è per terra con la lingua di fuori. Cibo! Volevo dire, la possiamo interrogare! C'è più nessuno. Dai adesso, dai! Fammi vedere come ti alzi e te ne vai! Sentite... Stupida sacca di carne con le orecchie! Mi ha colpito! Si alza. È stata lei! Vedi che si avvicina verso la tizia. Ti fai la spada. E sbrava! Taglia a metà con un colponetto. Ora la possiamo solo mangiare! Poi vedete che le strappa le gambe. Ah, il sacro colpo di scroto! Le gira dalla parte, e diciamo con il piede rivolto verso il muro, e inizia a sbatterle per le ginocchia, tenendole per le caviglie, sbattendo le ginocchia fortissimo contro il muro. Sentite il rumore di ossa che si spezza. Beh, ovviamente. Per quello lui viene chiamato così. Vedete che continua per un paio di minuti buoni finché non gli rimangono solo moncherini maciulenti e qualche. E mentre distratto io recupero il mio tonfa e me lo metto via. Sai mai. Sì, che tra l'altro c'ha una riga così sulla fronte lui, no? L'elfa non era molto brava nelle tecniche di contro interrogatorio. È un'elfa, è sega. Sentite. E vedete correre 4-5 bugbear giù dalle scale completamente armati. E si guardano in giro e iniziano a sbattere contro le celle. Mai. L'altro li calma, li ferma. No, no, ho già fatto. Ci hanno pensato i campioni. Io intanto sulla parte superiore dell'elfa, che dovrebbe essere ancora lì. Sì, li sta tenendo. Rubo quello che c'è da rubare. Non c'è niente da picchiare. Mi hanno detto che c'era un elfo qui. Volevo divertirmi e se ne vanno. Io mentre lui è chinato a rubare dall'elfa, io mi inchino a rubare dal suo zaino del gatto. Fai una prova di rapidità di mano. Quanto è percezione passiva? Aiuto, come si calcola? Beh, scritto sotto. 12. Dai. Io devo fare agilità, rapidità di mano. Sleight of hand. Ah, sorry. Ok, 3. 9 più. 2. Senti frugare nel tuo zaino. Poi ti giri e vedi che lui sa che un pezzo del... È buono! Molto buono! Io mi cerco di esco dalla... La prossima ragazza. Volta altro che curarti! Ti sentirai il rumore che ti pulisce! E fagli curando lui! Lui ha un mazzo di tipo una cinquantina di chiavi. E becca quella giusta? No, e metto un lucchetto allo zaino. Ah, cazzo! No, ti dà un mazzo di chiavi e sono una cinquantina di chiavi belle grosse. E le guardo, esco, ma mi rimangono anche state le chiavi dentro. Inizi. Poi possiamo entrare. E mi accerto che il tizio a cui ho fracassato i gioielli sia... No, no, è steso definitivamente. È steso. Vedi che c'è una pozza di sangue in mezzo alle sue gambe. Non indifferente. Cosa c'è da rubare sull'elfo? Sull'elfa, quindi tu stai perquisendo l'elfa. Tu stai perquisendo l'elfa, no? Ok, l'elfa vedi che addosso non ha assolutamente niente, se non i vestiti che ha. L'unica cosa che vedi è che c'è uno strano simbolo sull'indice della mano sinistra ed è un segno abbastanza recente di bruciatura, come se qualcosa, tipo un anello, si fosse o surriscaldato o sciolto sul suo dito, recentemente. Arcana per capire l'origine di questa bruciatura. Fai una prova. 17. Arcano 0, 17. Sicuramente qualcosa che ti viene in mente non lo sai. Potrebbe essere qualcosa legato a come è stata richiamata.
che probabilmente era usaggetto. Sì, ok. E poi non trovo niente neanche a perquisirlo con un tiro? No, vedi che non ha proprio nulla addosso. Ma buono. Solo una veste e quel segno dell'anello. La pietra che ho nello zaino pesa ancora? Sì. Parecchio? Sì. Non vorrei... Che tra l'altro tu con lo zaino stai camminando con la pietra attaccata all'indietro. Però è mia quella pietra. Abbiamo perso i prigionieri. L'unica che volevo interrogare è diventata cibo per gatto. Prendere gatto... No, tu ce l'hai nel sacco. Ce l'ho nel sacco il gatto io! Ancora per poco! Ma era tanto, poi lo faccio riordinare, dai. Non lo so, io non ci capisco niente. Compaiono ombre e il resto... Vabbè, fai un po' di bula bula con le scintille e farlo parlare, no? Ah, le scintille, io sono un esperto! Sì. Che scintille? Ora vedi! Voi vedete intanto ogni tanto guarda, il corpo... A me funziona, faccio due scintille sulla mia mano per curarmi quell'ultimo... tre punti ferita di... Esce un po' di fumo. Ci provo anch'io. Nel frattempo vedete lui che sta... Per ancora un attimo il cadavere dell'elfa continua a sussultare mentre l'elettricità continua a venire scaricata. Cosa volevi cercare, scusa? Niente. Ah, ok. Le scintille. Esatto. No, io volevo lanciare... Tool the Dead è quello che penso. Mm. La prima Tool the Dead. Ma fanculo, sono tutto perché guardi. È Zol. Non so cosa sia. Magari se la perde. Infatti, cioè, non so se è quello che penso. No. Tool the Dead. Tool the Dead è una campana che suona e fa male danni necrotici a qualcuno. Esatto. È una spell nuova di Xanatar. Oh, io pensavo fosse per la No, è un cantrip che fa danni necrotici e fa più danni se il tizio non è full punti ferita. Non è fumato. Buona sapere. Sì. Nella vita reale. Se è già morto, non funziona. Quello che ti serve a te è Speak with the Dead. Pensavo fosse una cosa simile. Che non hai, mi sa. No. Niente. Allora, cervello, che famo? Oh. Poi andiamo a vedere sull'iPhone. Volete parlare con il corpo? Se ci fosse verso. Certo, c'è. Magari uno sciamano. Ho sentito di sciamani che infilano il braccio dentro. Stavo dicendo uguale. La bocca. No, quello lo so fare anch'io. Conoscete tutti Droka. Brocca? Droka. Droka? No, non conosco. Una delle più eminenti ricercatrici arcane di tutta Drak. Vabbè, portiate un carretto e qualcuno che lo trae. Sì, è la consulente personale del re. Va bene, portateci da lei. Io ho conosciuto uno che usava tanta droga, però poi non è finito bene. No, beh, costa tanto. No! E allora è di qualità. Beh, sì, è molto brava, sono anni che ormai fa da consulente. Espande la mente. È molto e le conoscenze, ecco perché mi chiede il re. Beh, ve la mando. Stavo parlando in rima. Ho visto un re. Seduto sul sofà. La vado a chiamare. Vai, vai, ginocchia, vai. Ginocchia, vedi che è un attimo confuso e ti rendi conto che mentre salendo si sta domandando me il mio nome. È il nomignolo per gli amici. Capitano! E si allontana. Capitano! Mm. Ti giro. No, non lei, capitano. Capitano, chiamo il mio capitano. Ah, urli così. Allora hai dimenticato no! Hai dimenticato no! Sentite, capitano, no! Mio capitano! Sentite dei rumori sulle scale. La voce del lobgoblin. Cosa? No! Oh! Gli faccio un po' di grattini sotto al mento. No, vedi che è fermo a metà delle scale e sta scendendo, tipo allunga una mano, vedi che non ci arriva col gradino, si ferma, si abbassa un attimo, scende due gradini, poi si accascia seduto. Dopo scende un altro gradino facendo con la mano, con la zampa cercando di scendere. Dopo 10 minuti arriva di sotto. Tra l'altro è completamente fradicio perché era dentro alle terme, chiaramente. Certo. Non ha neanche la sua bardatura. No, non mi aspetto, non ce l'ha normalmente la bardatura perché tanto è inutile. Quindi... Perché è pelo. Te ne regalano una ogni volta che arrivi nella capitale. E io la lascio e sempre. Lasci sempre via le terme. Vedi, si avvicina, ti guarda. Bravo che sei venuto. Mi faccio i grattini sotto al mento. Si siede. Bravo. Oh, che bello! Ti do un po' di gatto. Se un capibara mangia un gatto. No, il gatto si dà ai coboldi. Va bene!
I capibara non sono degni di mangiare il gatto. Ma ero gentile. Va bene, che mi guarda perché è addormentato seduto per terra. Ma io un po' una palla elettrica, magari lo figlia. No, non hai visto che ha lo stesso sguardo di spacca ginocchio? Dato che dovremo aspettare un po', mi sdraio sul capitano, che è un bel ammasso di ciccia. Bello, quindi esatto. Non ti vedere, puzza un po', comodo. Puzza un po', però. Vedi, dalle terme non può puzzare. È pelo bagnato, però. Io guardo il dito dell'elfa. Il colore nero del dito dell'elfa è lo stesso colore nero che c'era sul palmo della mano di spacca il ginocchio. Colore quello sull'anello, sì, esatto, molto simile. Sembra quasi una bruciatura nell'astra, solo che questa è molto molto più fresca. Secondo me è meglio che tiri fuori la pietra. Secondo me dovreste fare meno rumore perché c'è gente che vuole dormire. Scusi, Sir Calibur. Ok. E nello zaino, prova a prenderla. Prendila tu. No, sei tu che la vuoi tirare fuori, tiralo fuori tu. Sei tu che l'hai voluta mettere nello zaino. E certo, perché è mia. Ma se il dito dell'elfa è uguale alla mano? Guarda la mano. La pietra. Guarda la mano, guarda l'elfa. Il saggio guarda il dito e l'elfo guarda la pietra. Questo non l'ho capito. Non ci siamo proprio a sentire questa bella di saggezza. È un vecchio detto coboldo. Comunque la pietra è lì nello zaino. Lo zaino te lo lascio. Non mangiarmi il gatto. E io vado dall'elfo sull'elfo di cosa l'elfo, c'è l'elfo è dentro. No, vabbè, lui ha aperto la porta. Sì. Frughi l'elfo. Vedi che ha in mano un... Sembra quasi circolare, un segno di bruciatura nerastra, ma in realtà è parecchio sparso su tutta la mano. Ti rendi conto che probabilmente è un segno quando ha stretto la mano e ha spaccato qualcosa. Per il resto la veste che ha addosso sembra molto finemente ricamata. Chiaramente gusti elfici, che non sono quelli dell'orda, quindi da fighetto. E non certamente all'ultima moda di Crubalia. Di altro addosso un foglio di pergamena completamente bianco. Io lo prendo. Io apro lo zaino e poi cerco di tirare fuori l'involto dalla pietra. Anzi, lo lascio nello zaino e lo apro dentro lo zaino. Riesco? Sì, fai la prova di destrezza, giusto per sfizio. Quindi mi farò malissimo. Basta non fare uno. 14, 15. Riesci tranquillamente, risvolti un po' lo zaino e ti togli un po' di roba perché lui c'ha un sacco di roba. Lo apri e riesci a togliere l'involucro della pietra. Sembra uguale a prima. È uguale a prima? Sembra uguale a prima. Richiudo. Vuoi provare a toccarla? No, no, fai tu. Ah, no, io ho preso lo zaino apposta. Ma prendete la mano dell'elfo e fatela toccare alla mano dell'elfo, no? Ma non so se funziona, mi sa che è morto. Poi i bracci dell'elfo non servono per artiscopi. Le gambe sono di spacca ginocchia, ma adesso non c'è. Va bene, io prendo la testa dell'elfa e la spiaccico sulla pietra. La appoggi sulla pietra? Senti un leggero... Dopo circa 10 secondi esce proprio un filo di fumo. Togli la faccia dell'elfa, la testa dell'elfa, come fa Otis quando attacca le lanterne tutti i giorni. Esattamente. La testa dell'elfa e vedi che dove è appoggiato c'è una bruciatura abbastanza lieve, sembra quasi quella che c'ha l'Hobgoblin, sulla faccia. E mi fate tutti la prova di percezione, perché sentite dalla pietra un qualcosa che dice tipo... 12 meno 1, 11. 7. Non te lo dico neanche. 6. Cioè, sono quello che ha fatto meglio? Beh, no, si è messi bene. No, io avevo fatto 18. 4. Voi due sentite una specie di sibilo venire dalla pietra che è tipo... Il tè è pronto! Esatto! Il fatto che ti stai preparando per il tè... Vabbè, la pietra fischia. Sarà una pietra sussurrante, no? Non l'avete sentito. Sì, oppure a me sembra più una pietra per cuocere le bistecche. La pietra fischia. Per cuocere gli elfi, forse. Può darsi. Se l'hanno portata gli elfi, come fanno a cuocere gli elfi? Beh, magari era un piano suicida. Magari sono carnivori. Cannibali. Cannibali. Elfibali. Elfibali, bello il fibali, mi piace. Chiaramente sono cannibali. Beh, ma anche noi siamo elfibali.
Che non lo vuoi un pezzo di elfo? No. No. Perdete, vi perdete il meglio della cucina di Corbalia. Preferisco... Le orecchie saltate in padella! Preferisco il gatto. Ma il gatto è banale, il gatto si trova a tutti gli angoli di strada. Tu non hai mai assaggiato... L'elfo è difficile da assaggiare se cotto bene. Orecchiette e cime di gatto! No! Ci sono dei cuochi che vengono apposta dai territori elfici perché hanno imparato a tagliare gli elfi in modo che non emettano veleno. Ah, ecco, mi sembrava di aver sentito. Un diploma. Perché poi rimani paralizzato se mangi l'elfo non tagliato bene. Esatto, poi ti crescono le orecchie, è terribile. Mentre state parlando di questo, sentite dei passi venire, vedete l'Hobgoblin con in spalla una vecchia, l'avete già intravista qualche volta. È una vecchia goblin. Aiutami a dire la vecchia. La taglia è minore di piccola perché si è rinsecchita. Immaginate oh, baba! Una goblin giapponese in tardissima età. È una prugna secca. Basta che vedete, secca e verde. Okay. Vedete tutte le... Tutto il petto è completamente ricoperto di tatuaggi, cicatrici rituali, varie pellicce, vari scongiuri, ghirlande d'aglio come quelle che ci sono. Cioè sono più i vestiti che la goblin. Esatto, infatti è ancora più piccola lei. La tiene tranquillamente in spalla come se fosse un cagnolino. La appoggia per terra, vedete che sgambetta lo molto so lentamente. Lo so che sono brutte abitudini del mondo moderno. Ma che cagnolino hai in braccio normalmente tu? Dai, presente le classiche foto alla Paris Hilton col cagnolino, il quello minuscolo, chihuahua. Il chihuahua che si portano nella borsetta. Nella borsetta è un conto, sulla spalla è un altro. Vabbè, è la scimmietta, è dai. È un pappacane. Ok. Sta a guardar capello. I pappa libri sonori. Tra l'altro qua fuori hai girato prima una siura con 6 barboncini, era molto inquietante. No, è la baby dei barboncini locali, sono ti tagliano le gomme. Sì. Sono i latinos. Si avvicina. Che cosa volete da me? È stato lui! È abbastanza forte. Io punto, io stavo già indicando il dito. So. Vedi che segue le dita e arriva su. Questa in radio non è molto, però Gianni sta indicando Claudio, che sta indicando Manto, e Simone non sta indicando nessuno. No, no. Lo fai tardi. Sì, è vero, gli altri che indicano tutti, arrivo dopo. Accidenti! Katok! Sì, mi ha chiamato! Volevo parlare con questo elfo! Ma è morto! Lo so! Ti può fare? Si gira verso il goblin, si gira guardando verso di voi, poi guarda verso di te Sir Calibur, guarda il capibara, vedi per un secondo gli occhi si addolciscono lievemente mentre guarda il capibara. Gattini, non gattini, è il gatto, il gatto versione esatto. Sì, si può parlare. Avete bisogno di parlarci? Sì. Perché mi avete scomodata? Perché abbiamo bisogno di parlarci. Deve essere importante. E certo che è importante! E perché mi avete chiamato? Sei importante! E se che abbiamo chiamato te? Scusa! Quindi è importante! Certo! Quanto è importante? Tanto! Quanto? Presto! Ok, facciamo in fretta allora! Sembra convinta al tuo presto! Ok! Quante domande vi volete fare? Più possibile! Alcune! Lo sa Scat! È quello intelligente del gruppo. Quante domande ti volete io fare? Io sto ancora provando le chiavi e cercando di capire perché tutte aprono la stessa serratura. Sono 50 chiavi uguali. Quante domande volete fargli? È morto. Gli tiro su la mano e che ha 3 dita, ma in questo momento non lo non posso più. Farne 6, minimo 3. Massimo 3. 4 allora. Proviamo con 4. Che cosa gli ha chiesto? Batte le mani. Vedete che le sfrega una verso l'altra. Vedete per un istante delle scintille come quando richiede il suo potere Sir Calibur. Le appoggia sul petto dell'elfo. Parla cane! E gli dà una grossa botta tipo massaggio cardiaco. Libera! E continua a fare cane bastardo, elfo bastardo, parla,
dopo una trentina di secondi di insulti e di massaggi cardiaci, sentite le costole che in parte si rompono. Vedete le scintille che sprizzano sul corpo, che inizia lievemente a bruciare. E sta bruciando molto lentamente, tipo sulla brace. Vedete la bocca che si apre. Ah, chiedete! Ora può parlare! Non vi può mentire! Ma può non dirvi tutta la verità! Che è uguale a mentire! Ah, ma se è uguale a mentire, lei non può mentire! È lì la magia! Può dire tutta la verità! È lì la magia! Ci vuole una domanda diretta! Dipende da come ponete le domande! Beh, abbiamo una domanda a testa! Ah, giusto! Parti tu! Cane! Dici chi ti ha mandato... Conosci il rito! Chi ti ha mandato a portarci la pietra? L'alleanza! Va bene, una è andata. Frate! L'alleanza vi distruggerà tutti! Ha risposto a una domanda senza porgliela. Si racconta che anche un genio sia stato fregato nello stesso modo. Sì, Dai, che non ha tutto il giorno! Digli merda quando lo chiami, eh! Pesce cane di merda! Rituale avanzato, mi dispiace. Cosa cazzo serve la pietra? Usano sempre queste parole, non ho mai capito cosa sia un cazzo. Dabo! La pietra non ha nessun utilità. Parte fondamentale del progetto. La pietra apre la caverna. Ok. Diamante allo stato grezzo. Sega là, infatti, già sentite, Poi c'era Koboldin che volava sul tappetin. Figlio di un maiale! Dimmi la tutto il progetto! Casa di Roccata è uno progetto troppo grande, non c'è tempo per parlarne. Hai diretto piano. Non conosco tutti i dettagli. Non conosci tutti i dettagli? Dimmi l'urido escremento di bugbear con le morroidi. Vedi l'hobgoblin che si offende un pochino. Dove si trova il quartier generale dell'alleanza? Vedi che per un istante senti solamente che gli esce dalla bocca un... La goblin che fa... Sta resistendo il cane bastardo! Sta resistendo! Puff, gli dà un'altra botta fortissima sul petto, sentite altri rumori di costole che si incrinano. E ti dice... Dal deserto! Il deserto del respiro! E vedete una specie di energia quasi come se fosse una piccola nuvola biancastra che gli esce dalla bocca, inizia a avere delle venature nerastre come se fosse corrotta e viene assorbita dalla ghirlanda d'aglio della goblin. Ah, ottimo, questa sera la zuppa sarà fantastica! Ah, ci credo! Con tutto questo è fuoco! Bene! Frattura di scapola non voluta e tiro un calcio al cadavere dell'elfo. Magari gli fa un'altra domanda. Dai, fai una prova di intimidire. Mm-hmm. No. 7. E ti scivola il piede se mentre colpisci l'elfo. E poi vedi che esce e fa... Zucca, io odio tu! No, zucca. Con l'ultimo respiro, sì. Su. Su cosa? Bene! Avete fatto tutto? Sì? Sì! Ah no, devo andare a ripristinare la testa! Vado dove c'è la testa dell'umano che controllava la cella e faccio il rituale di ripristino della protezione, quindi... Per una prova di performance. Gli do una mano, perché sono... Hai il vantaggio. Abituato a fare queste cerimonie religiose. La goblin intanto c'è una sta andando. 8, 4, 12. Hai il vantaggio. Tira la volta. Vantaggio perché lui ti aiuta. E tieni il migliore. 8 e 7. 8, 12. Metti la testa che guarda verso la cella. Ok. Come faceva prima. Faccio non è chiaramente ripristinata in tutto. Ok. Sberla su una guancia, sberla sull'altra e sputi in un occhio.
Bravo, così ma si funziona. Mentre si allontana la goblin si gira e fa: hai sputato nel sinistro o nel destro? Nel sinistro. Tuo o suo? Suo. Bravo, hai anche passato l'esame, non era facile. E siete da soli con un bracco di un mucchio di cadaveri e interiore a sparsi un po' in giro. Ah, c'è anche spacca ginocchia. Io taglio perché l'orecchio sta portando via la tira. Ah, okay. Sono la migliorate queste celle però. Io intanto taglio l'orecchio dell'elfo. Ok. Che facciamo le zuppe stasera, orecchie. Senti, senti un odore di zolfo che arriva dall'orecchio dell'elfo. È quello che dà il piccante alla zuppa. Beh, dite, andiamo nel deserto del respiro? Sappiamo dov'è? Sì, è una grossa distesa di deserto a sud-est di cui sarà un... Sappiamo dov'è? Ah, sì sì, no, lo conoscete bene. Ah, ok. È un po', è il posto, soprattutto voi due, perché è il posto dove si dice che Krubal sia andato in pellegrinaggio con i suoi apostoli e poi lì abbia piantato il primo seme e la vita era talmente tanto grossa e talmente tanto potente che ha creato un deserto. La figlia di Krubal non ha sempre il più grande dei sensi, però no. C'è. Io direi di attaccare diretti il loro quartier generale, li uccidiamo tutti e vinciamo. Frontali. Beh, allora abbiamo la pietra, sappiamo che c'è una caverna, esatto, e una casa. Quindi abbiamo tutti gli elementi che ci servono per lanciare l'esercito contro il deserto. Di più, abbiamo Krubal che ci guida. Esatto, partiamo. Il suo spirito è sempre con noi. Rosia, lo so! Sir Krubal, a lei l'onore di condurre la spedizione sulla sua fiera cavalcatura. Capitano! Se parte! Ti gira, battendo gli occhi. Prendo una carota dalla tasca e la lancio avanti nel corridoio. Scatta una velocità solo umana. Per un istante vedi solo un bagliore di pelo e la carota è scomparsa ed è seduto già dall'altra parte. Ci servono solo 7 quintali di carote per arrivare nel deserto. Poi dopo un po' vedi che si inizia alzare. Ho forse un ramo molto lungo. Si inizia il alzare possente... piano e arriva verso di te. Molto il possente Krubal faceva così. Aveva nel libro migliaia di carote che lanciava avanti e continuava a cavalcare capibara. È morto di infarto però. La forza degli scatti è per quello che i capibara durano poco. Se devi mandare un messaggio è come i cavalli, no? Quando uccidi pure il cavallo devi arrivare presto. Uguale. Sì, però il messaggio è nella stessa città. Sì. Perché il capibara già fa. E con avete accesso a gran parte delle risorse della città, se chiedete, siete persone importanti. Con la canna da pesca a cui attacco una bella succulenta mela, cavalco capitano verso il deserto. Partite già adesso diretti? È quasi notte. Beh, allora mi hanno detto di cavalcare verso il deserto, io cavalco verso non, il non vedo quale sia. Voi vedete lui che sale, mette la canna da pesca con la mela davanti, vedete il capibara che all'inizio scatta e lui non lo vedete più. Dopo lo recuperate, perché è un animale molto intelligente, e alla fine delle scale si rende conto che non la raggiunge, quindi sta andando a passo normale verso la mela, perché sa che prima o poi si stancherà lì di tenerla. Probabile. Però sta andando a passo di cavalcatura normale, diciamo. Sir Krubal, abbiamo fatto tanta strada. Scusi, non sia blasfemo. Ha ragione. Siete in partenza, vedete. Ho troppa importanza. Abbiamo già fatto un sacco di strada. Vorremmo non posso sapere... fermarmi, mi dispiace rivederci. Vorremmo passa, sapere passa. Dove riposare per la notte. Siamo stanchi del lungo viaggio che abbiamo sostenuto. Le scale. Tu rimani lì mentre loro se ne stanno andando. Certo. Vedi che ti guarda e loro fa volete parlare con Droka, giusto? Già fatto. Oh, vado a chiamarla. E si allontana. D'altra parte è il generale supremo. No, sì, non a cazzo. Esatto. Probabilmente lo eleggeranno anche alle prossime elezioni, quindi elezioni ce lo troviamo in Parlamento a marzo. Molto probabile. Il generale supremo, quindi va bene. Iniziate a dirigervi di piena notte facendo quei 3 giorni di cammino verso il deserto. Io non cammino però. Beh, no. No, allora, ti stanchi un certo punto. Allontanate un po',
E vi fermate? Aspetta, lui si stanca a un certo punto, no? Aspetta, ti arrivo io! Beh, lui neanche tanto, perché lui si può... 18! Ma poi lui si può dormire sulla cavalcatura. Capibara c'ha buona resistenza. Ma prima o poi dovrà dormire! No, ma c'ha una roba in cui incastro la canna da pesca nell'armatura, per cui io mi addormento a cavallo. Ma aspetta, ma così puoi fare più comodo! E lancio Minor Illusion, una mela, davanti a Capibara, che si sposta mentre... lui cammina. Quindi togli la canna? No, l'ho incastrata nel... Vedi che la tua mela la guarda un secondo, poi la ignora completamente e guarda verso la mela. Perché, ti dico, fa 8 di tiro salvezza su... No, beh, perché c'ha il fatto abbastanza duro. Ok, non so niente da mela. No, ti puoi dare solo un senso. Proseguite, dopo qualche ora... Dopo qualche ora sarebbe il caso di accamparsi. Cioè, lui potrebbe proseguire ancora qualche ora col capibara, voi sarebbe, avete fatto un lungo viaggio per arrivare a Kobani. Quanto è grande sto capibara? Ci sta un coboldo. Ah, ok, pensavo che ci si può fare trenino. No. Beh, un paio ci stanno, pesano. Uno tranquillissimo, anzi ci navighi un po'. Però anche l'armatura, sì. In due poi posso immaginare già un animale di una pigrizia inaudita. Quando c'è una sopra due posso immaginare con quale verve si mezza la velocità. Esatto. In realtà vai più lento. Esatto, appunto. Io, visto che mi immagino anche che stia andando lento, come non cioè, ma a passo normale in realtà. No, fa 9 metri, cioè si muove come un umano al passo, un passo svelto. Diciamo che io per il primo pezzo tengo un passo più svelto, perché so che c'è un boschetto di bambù. È la mia fantasia. Taglio il bambù e mi faccio la portantina di Terence Hill. Vai, fai una prova di artigianato. Non hai niente per farlo, quindi senza proficiency solo con int, quindi meno uno. Vediamo cosa esce. Due rami infilati, esatto. Dritti così. Quattro. La costruisci che è bellissima, la attacchi, voi proseguite ancora per andare avanti, tu ti addormenti, è tempo di accamparsi dopo un altro paio d'ore. Iniziate a preparare tutto. Fate una prova di intuizione tutti e tre. Hai detto, scusami? Prova di intuizione. Ah, ok. Cos'è intuizione? 12 insight. Insight 8, 9, 12. Qui le CD devono essere tutte ridotte a dimensione coboldo. Esatto. È una Sir Calibur, meno, tu avevi sentito qualcosa e anche soprattutto l'hai notato, perché per un attimo aveva accelerato di nuovo il capitano, perché era un po' più lento. Ti rendi conto che probabilmente la sua barella non è rimasta attaccata per più di 30 secondi al capibara e ve lo siete persi un paio d'ore indietro. Tu tira un dado da 20 per vedere se ti becca qualcosa mentre stai dormendo in mezzo alla strada. Quello bene, ma io sto proprio dormendo. Sì, stai dormendo. Qualche creatura è passata, ma intimidita da un coboldo che dorme apertamente in mezzo alla strada. Si spaventano e si allontanano, fanno il giro largo. Questo è troppo paura. Così spavaldo. Le cose sono due. O finalmente il drago corrotto l'ha mangiato, così smette di parlarne. No, lo sapete, io non ve l'ho mai detto. O finalmente un umano corrotto l'ha mangiato e smette di lamentarsi. Oppure è scemo ed è rimasto indietro. Mi sa la seconda. Credo anch'io la seconda. Siamo unanimi, direi di aspettarlo qui. Arriva lui domani mattina. Ehi, siamo coboldi, non unanimi. Umanimi. Unanimi, d'accordi tutti insieme. Ti mangio un po' di gatto, guarda. Grazie. C'è del cafferano? Il cafferano non esiste più da secoli. Ma io ho letto nel libro di Krubal, sì, che esiste, quindi dato che lui è un seguace di Krubal, glielo chiedo. Sarebbe la droga suprema. No, il corpo di Krubal. Il corpo di Krubal. Ci sono leggende. Leggende al riguardo di quella sostanza e degli effetti portentosi. Diciamo che tu soprattutto, entrambi, ne avete sentito parlare, ce n'è stata tipo un'oncia in un'asta dall'altra parte del mondo venduta per milioni di monete d'oro. Perché ovviamente è ricercatissimo. C'era un solo coboldo che rilanciava da solo perché valeva troppo.
Però si dice che se essicchi le orecchie di elfo e le macini, l'effetto è simile, tipo la coccoina invece della uguale invece della cocaina, ti sballa un po' come la benzina. Il liquido dell'accendino. Vi accampate, tirate tutti da 20. Tu dopo un paio d'ore verso metà notte li raggiungi. 12. Ah no, si sveglia la mattina, no, perché stai dormendo tranquillo. La notte passa tranquillamente. Avete fatto turni di guardia o vi siete buttati a dormire? Da quella no, ci siamo buttati a dormire. Sì, proprio di sì. Usando capi, il per vostra fortuna non è successo niente, anche perché si sa che no, no, abbiamo assegnato a lui il turno di guardia. Anche a esatto. Che si è addormentato dopo 6 secondi. Esatto, prima di noi. I coboldi sono molto fortunati, hai risaputo. Mattina dopo tu li raggiungi. Ti sei svegliato un po' prima perché hai dormito 2 ore in più. Se li trovi, oh, hai capito che sopravvivenza. Le bustorinate sono andate ai coboldi. Eccola, 6, quindi 12. Sì, arriva nella capitale. Quando voi vi svegliate, vi raggiunge. Vi raggiunge Scat. Allora, come mai siete andati avanti? No, come mai sei rimasto indietro? No, no, ti assicuro, siete voi che siete avanti. Allora siamo andati in diagonale, perché se due vanno avanti per i fatti loro e non si raggiungono, vanno in diagonale. Ma io sono stato fermo, siete voi che siete avanti. No, noi siamo rimasti dove eravamo, sei tu che sei rimasto indietro. Ma io non sono tornato indietro. Non ho detto tornato, ho detto rimasto. Fidati. No, un momento di occupato al cervello, scusate. Iniziate a preparare la vostra roba. Tu ti rendi conto che il tuo zaino, Sir Calibur, è lievemente più leggero. Ti rendi conto che almeno metà della frutta che avevi portato nello zaino è completamente sparita durante la notte. Ho fatto 19 in Slate of Endgorn. Capitano. Di dado, eh. Quindi non so quanto abbia poi. Tanto. Questa mattina è un po' più lento perché è un po' più ingrassato. È appesantito. È appesantito, ma iniziate a dirigervi verso il deserto. Fate un altro giorno di cammino, volete fare qualcosa durante il viaggio o volete andare diretti? Io sto più velocemente possibile. Visto che mi sono reso l'evidenza che non potrò approfittare del trascinamento, mi metto a suonare per non pensare alla camminata. Con gli aiuto tipiche canzoni tratte dalle leggende kobold. Karma, 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 karma. Bravissimo! E ho una volta sulle altre sono pochissimi quelle canzoni. Cobolderia numero 1000, parabonzi bonzi po, le codine fan scintille, parabonzi bonzi po, fan scintille, no, contro no, 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 è Scat, no, è troppo. Intanto io, con il mio più uno di religione, racconto invece le storie di quando Krubel è andato nel deserto. Facciamo tutti un tiro di un tiro salvezza. Io lo ascolto perché io zero. Lui è interessatissimo. Nemmeno tantissimo. Voi però vedete che sotto ognuno di voi trova una morale chiaramente diversa. Però è abbastanza importante dalle sue, cioè è molto bravo a raccontare la storia di Cooper, quasi da renderle interessanti. A parte alcune volte che infilo delle frasi tipo perifrasi, ok, mette in psicosi che non vogliono dire niente nel contesto, però fanno vedere che sono intelligente. Giusto. E io lo capisco. E mentre stai raccontando l'ultima di Krubal e il corruttore e i suoi compagni, chiaramente anche loro entrati nella leggenda, ma meno giustamente c'è solo Krubal come dio. L'altro è una divinità dimenticata di cui gli hai fatto il suo patrono. È una divinità minore, è divinità minore. No, no, è tipo Tarizun, il dio incatenato. È da qualche parte che tiene la dama in nero per non farla liberare. Vedete, sta albeggiando e vedete in lontananza, mentre sta sorgendo il sole, grandi nuvole di fumo che arrivano per tutta la distesa delle dune che in lontananza. Vedete che qui il terreno inizia a diventare desertificato e poi diventa proprio sabbia. Una volta qui era tutta pianura. Ma se divento tiranno, tornerà a essere tutta montagna. Tu che hai un minimo di training militare, quelli che vedi saranno centinaia e centinaia di fuochi da campo. Sono al di là delle dune, quindi non riesci a vedere la fonte, ma è sicuramente un grosso esercito. Stanno cuocendo un sacco di gatto.
Ma probabilmente è l'esercito dell'Orda che avanza contro l'Alleanza. Ah, nel frattempo, quando avete dormito, avete recuperato tutto. Dobbiamo veramente andare di lì. Vado a dare un'occhiatina prima. Beh, il deserto è di lì. E andremo di lì. E non possiamo andare di lì guardando di là. Non ho capito. Se andiamo di lì guardando di là, poi facciamo la tua fine di ieri. Cioè, rimaniamo là. E in cima a una duna, hai detto? No, vedi che ci sono delle dune molto alte. Sì. E al di là di queste dune, vedi queste decine e decine di fuochi da campo. Cioè, solo il fumo si vede, perché i fuochi sono probabilmente al di là delle prime dune. In quanto è raggiungibile la cima della duna? La cima di questa duna, che è abbastanza vicina, tieni conto che il fumo è abbastanza lontano, in una decina di minuti. Io provo a raggiungere la cima della duna. Iniziate a salire, siete coboldi piccoli, è parecchio alta. Per vedere poi dall'alto. Fate una prova di stealth. Voi? Che ovviamente tiro su il cappuccio, che prende un po' il colore dell'ambiente dove mi trovo, e comincio a muovermi in mezzo alla sabbia. Come il verme. 23, il verme! Esci facendo capolino dal picco, diciamo, della duna, e vedi in lontananza che c'è una grossa, quella, non credo si chiami vallata nel deserto, però comunque una grossa distesa che scende, e poi in lontananza risale in queste avvallamento. E altre, queste dune sono alte 20-30 metri anche, mm-hmm. e scendono parecchio, di anche un'altra ventina a 30 metri, potrebbe essere una sessantina di metri di divario tra la parte più fonda e la punta della duna, e vedi che oltre la duna, quella che c'è ancora più avanti, che sarà qualche chilometro, al di là c'è il fumo. Si intravede qualcosa, e per intravedersi da qui potrebbero essere migliaia di creature. Provo a fare un tiro di percezione per vedere se vedo qualcosa di più. E da qui è difficile, oltre a questo. Vedi che c'è un sacco di massa di cose, non riesci a capire che razza siano, che si muovono, vari fuori, come se fosse un accampamento abbastanza grosso. Cioè, non hai mai visto tante forze dispiegate allo stesso punto. Sono tantissimi! Scendendo giù da loro, Se sono così tanti, non sono nella caverna. È vero! Quindi? Andiamo nella caverna! Andiamo nella caverna. È la strada sbagliata! Bravo. Sicuramente! Beh, non dobbiamo andare di là! Dobbiamo andare di là! Sicuramente non di là! Non so dove, ma non di là! No! Dove c'è il fumo è di là! Guarda la pietra, da che parte è bruciata? Buttala per terra, vediamo da che parte è bruciata. Eh? È come gli alberi, no? Il nord, il muschio, la bruciatura della pietra per terra funzionerà uguale. Io guardo, capitano, per vedere da che parte è il muschio. Però forse non proprio così. E provo a dargli del potere magico. Provo a incanalare il potere magico nella pietra. Devi toccarla. Vabbè, ho visto che la bruciatura viene... No, devi tenerci almeno 10 secondi per farti la bruciatura. Ok, quindi provo solamente a sfrizionarla con la mia... La tiri fuori con lo straccio. Con lo straccio, la faccio girare con la mia aura magica. La prendi in mano e cerchi di... La lancio. Nel momento in cui la tocchi, senti nelle orecchie un... Però non vedi nessun tipo di bruciatura. No! Io continuo però a dargli potere magico. Sembra che lo assorba, ma non ti brucia in mano per niente. E senti sempre questo fischio nelle orecchie. Voi invece sentite dalla pietra quasi come se fossero delle parole. Alcune sembrano quasi comprensibili, però non riuscite tipo... Strano, non mi brucia! Mentre lui la tiene in mano. È vicino. Mi avvicino anch'io con l'orecchio per sentire che cosa sta... È una bella percezione. Ma sento fischiare però. 16. Ci metti un secondo, perché è parecchio tempo che non senti questa lingua. Lui 20 di dado. Tu invece te è più fresca nella mente, perché l'hai studiata al monastero. E soprattutto la parlavi quando eri schiavo del drago, perché la lingua è draconico. E quello che dice è: finalmente un coboldo allo stato grezzo. Ma che strano che non mi bruci. Io però faccio finta di non capire.
Ok, tu invece senti in draconico, ci metti un secondo a ricollegare quello che ti ricordi, però senti un coboldo allo stato grezzo, un coboldo allo stato grezzo. Dice che sei grezzo. Brutto stronzo! Straccio fra due mani e gli la gonfio. Tra due mani non ce la fai perché devi tenerla così a malapena. Vabbè, posso fare tipo così? Sì, non ci c'è assolutamente niente. No, è la gonfio di energia magica. E ti togli le slot? Sì. Quanti te ne spari? Me ne sparo uno di secondo e uno di primo. Viene assorbita completamente, senti. Un coboldo, adesso abbastanza alta, un coboldo allo stato grezzo. E vedi che compare una specie di freccia nel nero che punta verso la parte a destra, perché non so più da che parte siete, state andando a sud-est, qui c'è il deserto, quindi la parte un po' più a sud-ovest del deserto, non proprio dove ci sono i fuochi. Ehi, se gli dici che è uno bastardo, escono dalle frecce! Dopo un po' vedete... Lei ti dice che sei grezzo, però! Dopo un po' vedete la freccia che piano piano diminuisce l'intensità e poi sparisce. Tu ti rendi conto chiaramente che è una specie di bussola. Vedi? Il muschio? Gli alberi? Le pietre? Funziona! E ho capito, ma ho fatto... Tutti quando l'hai detto ho pensato, ma cazzo... Non era stupido! Non era così stupido! È una bussola di insulti! Più le dici di robe brutte, più lei ti indica chiaramente la strada. È magia goblin! Hai visto con l'elfo, no? Esatto! Merda! E lui parlava! Per ogni livello di incantesimo che ci metti dentro, ti indica una direzione, che di solito è sempre la stessa, poi dovresti riprovare per averne certezza, per 6 secondi per ogni livello dell'incantesimo che ci hai messo. Allora almeno 18 secondi la indica. Sì, sì, te l'ha indicato per una, per una ventina di secondi. Ok. Livello 0 o 6 secondi. Secondo? No, non si attiva. Ah, non okay. È abbastanza. Okay. Vabbè, di là! Avevo ragione! Capitano! Tanto l'esercito ci penserà a spaccaginocchia. Forse l'esercito è... Io tanto la rimetto nello zaino. Ma non c'è molto peso sta cosa! Tu sì che sei forte! Iniziate a dirigervi verso quella... la caverna di cui ha parlato l'elfo, con la pietra in spalla pesantissima, questa informazione su cosa si riferirà a un coboldo allo stato grezzo. E direi che possiamo interrompere qua. Sì, perché la caverna è abbastanza lunga, quindi la riprenderemo un'altra volta. Okay. Non pensavo ci mettesse tanto, perché giustamente sono coboldi. Perfetto. Cosa ti aspettavi? No, perché c'era tutta la caverna che era un dungeon abbastanza grande, direi di farlo un'altra volta. Il mese prossimo, probabilmente. Probabilmente. Quando tu ti c'hai per prendere una pausetta. Ah, quando Manto è di nuovo dei nostri. Esatto, facciamo un coboldo. Quello che avete ascoltato questa sera era Fumble ed erano i cavalli. Sono veramente coboldo anch'io. È bello essere coboldi. Giuro, è bellissimo. E stranamente Manto non ha perso un arto. Per ora. Perché non è finita. Perché non è stato uno one shot. Uno. Beh. Due, vorrei farti notare quanto e come mi sono nascosto ogni... Scrudo. Si è nascosto meglio che il suo ladro in tredicesima era. Sì. Sì, esatto. Nel barile. Che era Dragon Age. Però Dragon vabbè. Age, scusa. Non ma, dice, ma non è nostro. Cato, ci manchi. Comunque, questa sera abbiamo giocato, grazie anche al manuale di Xanathar, che è molto carino, a parte l'unica cosa alla fine che ci hanno messo per riempire 20 pagine di generatore di nomi. No, dai! Sì, 20 pagine con tutti i nomi per ogni singola razza di tutti i manuali, Sword Coast e tutto quanto, solo un generatore di nomi, perché dovevano riempire 20 pagine. Ma sai che io non ho memoria di un altro manuale col generatore di nomi? No, perché nessun manuale doveva riempire. Ve lo dico io, Gattai, il gioco esatto. Di generatore di nomi. Però il problema è che Gattai è una pagina generatore di nomi e il gioco sono una pagina. E poi da qui abbiamo usato da Xanathar le classi, che era lo Lex Blade, il Divine Soul, Drunken Master e il Paladino della Conquista. Della Conquista. E poi invece i coboldi, se volete giocare razze come coboldi, hobgoblin, bugbear e altre cose, c'è il bellissimo manuale di volo che è molto molto GDR, se vi leggete, poi magari aspettate se uscirà mai la... Se in italiano tenete d'occhio a Asmodee loro edizioni. Della quinta edizione in italiano per ora è uscito lo il Player's Handbook e lo Starter Set questa settimana. Yes. Quindi se uscirà ci vorrà un po',
Però ne vale la pena perché sono belli. Comunque, a parte le battute, e noi che giochiamo a Coboldi in maniera un po' strana, e questa è nella variante che è, aiuto dell'ambientazione fatta così con mostri uguale personalizzati. E il contrario, un mostro vale uno, esatto, quello. Poi civilizzati è un parolone, perché la capitale sì, è, non è la capitale umana, è la Orgrimmar. Capitale è Orgrimmar, quella degli orchi è, sì, però que... sono quelli che hanno vinto la società e quindi comandano, mentre i nani sono comunque nani, sono a parte gli elfi, no, i nani sono, sì, sono industriosi, fanno le cose migliori, solo che non si sanno organizzare perché si ammazzano tra di loro, c'hanno l'aggressività dei goblin, orchi, eccetera. No, però al di là di quello, una volta avrei detto che giocare personale razze mostri era una cagata, a posteriori, se uno non ci fa delle campagne infinite, giocare i mostri non è male. Secondo perché me ti ribalta leggermente la prospettiva, il modo in cui devi giocare all'interno della società, quindi non vai più per stereotipo fantasy e basta. Sì, e quello è bello, e poi è anche bello perché qua ti danno comunque delle versioni che hanno testato di mostri, perché il coboldo è fatto per essere un mostro, qui te l'hanno messo per poter fare il PG, come anche il goblin, come stanno facendo su... Non solo la quinta edizione, che da questo punto di vista secondo me ha un vantaggio in più, nel senso che gli allineamenti sono rimasti come roba vestigiale, perché ormai D&D se li trascinerà dietro, esatto, fino a che non verrà distrutto. Però nella quinta edizione l'allineamento innanzitutto non te lo dà la tua razza, che ti dice al massimo può propendere un pochino per... Sì. Però è il background che ti dice com'è il tuo personaggio, e comunque molto, non contano così tanto perché non ci sono delle regole meccaniche che agiscono sull'allineamento. Quindi molto libero, e molto questo, l'allineamento è un po' più, e questo maleante. Sull'allineamento è una cosa che mi è piaciuta molto di fatti del Drunken Master, che il Drunken Master da manuale, poi adesso mi potrei sbagliare perché l'ho letto una volta e mezza, certo, ma non richiede che tu sia un alcolista, che nelle altre edizioni, mi ricordo, non mi ricordo che edizione era, c'erano addirittura i livelli di ubriachezza e potevi usare alcune abilità solo se eri. Qui puoi fare un PG come ha fatto lui, che non è ubriaco, sembra, ha imparato lo stile perché è stato monco e si è adeguato a fare quella cosa, ma non è detto che tu sia ubriaco, potresti essere anche uno che ha smesso, ha imparato quello stile, hai smesso di bere. E secondo me non legare a dei piccoli dettagli le cose così ti dà molta più possibilità di manovra, esatto. Sì. Ma infatti da questo punto di vista la quinta edizione è un bellissimo gioco, andate a comprarlo se non l'avete mai comprato, adesso è sì, in italiano, quindi niente, non avete italiano, non avete più nemmeno la scusa in inglese, non lo le capisco, no, adesso lo capite per forza, è in italiano, sì, comprato, poi ristampato da poco tutto, quindi andate a vedere. Poi in più mi pare che nel manuale italiano ci sono già gli errata, no? Credo che ci siano già gli errata. Se non hanno mai sono errata nel manuale in italiano dopo tot che è uscito, da quanti anni sono? Due? Scusate, chi si occupa del manuale probabilmente sta dicendo una cazzata, ma se ci sono gli errata meglio. No, vabbè, cioè... No, credo che li abbiano messi. Sì. Magari si potrebbero offendere per il dubbio che abbiamo avuto, ti pare che uno... No, vabbè, errata, sì. Però potrebbe essere il contrario, quindi è ancora peggio. Lì però, ad esempio, se non li hai messi perché editorialmente non ce l'hai fatta... Mette in psicosi! Ad ogni modo, anche senza gli errata, anche senza gli errata, la quinta edizione è un bel gioco, quindi esatto. Tra i giochi mainstream a cui potete giocare adesso è uno dei più fighi. Andate a comprarlo e giocateci. Se non ci sapete giocare e volete qualcuno che vi fa giocare senza prendere in mano il manuale, finché non vi trovate in mano una scheda già fatta, potete venire alla Forgia degli Eroi il martedì sera. Tutti i martedì c'è qualcuno che vi fa giocare almeno a D&D quinta edizione. In più, una volta al mese io porto dei giochi meno conosciuti se volete giocare a qualcos'altro. A febbraio, ad esempio, porterò Dragon Age, che di cui parlavamo prima. Yeah. Comunque, se volete fare il Goblin, un'abilità bellissima si chiama La Furia dei Piccoli, Fury of the Small, e una volta ogni short rest potete fare X danno a una creatura se è più grossa di voi pari al vostro livello. La magia del goblin funziona solo agli insulti, quindi anche gli attacchi goblin. Già, come abbiamo visto. Se vi è piaciuto Fumble, potete fare delle cose, cioè potete diventare soci di QWERTY, potete fare una donazione andando sia su FumbleGDR che su QWERTY.it. Potete comprare qualcosa dalla nostra wishlist che trovate nel menu di FumbleGDR.it.
Potete lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 scintille di drago su iTunes. Grazie a quelli che hanno lasciato recensioni nell'ultima settimana, che ci hanno fatto andare oltre le 100 recensioni. Sì. E grazie a chi condivide il video e il podcast su Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, se volete. Anche LinkedIn potete condividerlo lì e far vedere, che nonostante voi lavoriate siete dei fighi. Oh, io su LinkedIn ho segnato che lavoro a Fumble come speaker. E comunque giusto per una cosa ha detto Luca, perché non ho potuto seguire oggi. Io come colpo di scena totalmente imprevedibile, questo più di un'ora fa, lo farei arrivare a fine sessione senza mutilazioni. In effetti. Ta-da! Ta-da! Noi ci sentiamo settimana prossima, torneremo a giocare di giovedì e torneremo a Warhammer per finire la campagna, in modo da prepararci poi per la prossima campagna di Leggenda dei Cinque Anelli. Di cui tra l'altro è arrivato anche il gioco in scatola, per cui preparatevi anche per una puntata di com'è quel gioco. Quando inizieremo uno faremo double feature tutto. Su tutto il canale di Fumble GDR, solo in la Leggenda dei Cinque Anelli. Si può fare il daimyo, puoi fare il samurai, poi vediamo il daimyo. Il daimyo è importante, no, un po' in alto, c'è il passaggio. Io voglio giocare a D&D, posso fare il dio? Era il re direttamente. Era perché, vista la mia capacità di essere presente, però la gente del 5 anni ci tenevo, ci ficcavo il daimyo che tanto fotte sega e samurai sotto. Stai i cazzi tuoi a casa tua. Esatto. Ah, bello! Bellissimo! Chiamiamo il daimyo! Mandiamo un messaggero. L'invincibile Shogun e il daimyo che sta a casa. Esatto. Daimyo. Stavo cagando. No, anche nella Leggenda dei Cinque Anelli troveremo una soluzione, perché ad esempio potresti fare un ninja del clan dello scorpione, che arrivano solo nel momento in cui è necessario che arrivino, perché il resto lo passano nascosti nelle ombre. Che un gambo. Sì, precisamente quando deve arrivare. Esatto, il deus ex manto. Esatto. Ormai. Grazie per chi ci ha ascoltato in diretta, grazie a quelli che ci ascoltano in podcast. Noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble.